carini, molto carini. Eccoci qua, amici, benvenuti e bentrovati ad Energia Azzurra. Allora, ovviamente in campo c'è il minuto di raccoglimento per Gianni Di Marzio. Stiamo vedendo inquadrata la squadra abbracciata, quindi anche noi dedichiamo un pensiero, una preghiera per chi appunto ci crede, per quest'uomo che ci ha lasciato. Quindi un saluto a Gianni Di Marzio, grazie davvero. Allora, prendiamo in mano la partita, sì, dimmi. Adesso sì, guarderemo, ti ricordi di switchare poi il TV? Abbiamo TV, non vediamo ancora la partita da una parte, grazie ragazzi. Allora, nuova maglia del Napoli per una nuova edizione, sta per finire appunto questo minuto di raccoglimento. Nuova maglia del Napoli, e quello che voglio dirvi sono le parole di Spalletti, che un pochettino avevamo già in un certo senso definito, perché giustamente, come aveva ricordato sia Diego anche Andrea, aveva ricordato il fatto che non giocassero alcuni giocatori. Lui dice: non parte dall'inizio Osimhen come Insigne, Petagna, Politano, ho grandissimo rispetto per questi calciatori, ma devo averla anche per gli altri e si deve considerare tutto. Insigne e Osimhen non possono avere 90 minuti delle gambe perché vengono da stop più o meno lunghi, con le 5 sostituzioni per Viscovelli a disposizione a gara in corso. Quindi questo è quello un po' che ci eravamo detti, no? Giusto alla fine. Assolutamente. Eh sì, e su anche un pensiero su Walter Sabatini, che dice il più forte direttore che lui ha avuto. E poi la cosa di Sabatini è stata molto curiosa, perché è andata a incoraggiare un po' i giocatori della Salernitana facendogli sentire lo spogliatoio e dicendo che alla fine le parole di Colantuono erano quasi pretattiche, insomma, per preparare meglio la squadra. La partita è iniziata, la palla ce l'ha il Napoli. Allora, stiamo iniziando. Io invito tutti gli amici eventualmente a chiamare o a mandare dei WhatsApp, così potete seguire la partita insieme a noi. Abbiamo una telefonata già? Sì, abbiamo Carmine al telefono. Ciao, sei in diretta. Carmine? Carmine, ci sei? No, Carmine non c'è. Va bene. Allora, contrattacco della Salernitana, che manovra nella metà campo del Napoli, ma recupera fase di gioco un pochettino confusa davanti alla panchina del mister Spalletti. Palla all'attaccante della Salernitana, allargano il gioco sulla sinistra e manovra, come dicono quelli bravi, sembra una manovra avvolgente, ma alla fine non porta a niente. Palla a Meret, che smista sulla sinistra per trottolino amoroso da Mario Rui. Vedi quanto spazio hanno gli esterni, no? Proprio perché non avendo le ali, ovviamente non hanno subito un avversario che li contra, gli va a prendere subito. Io prevedo un 70% di possesso palla, ma non mi interessa tanto. Vorrei che in questo 70% di possesso palla che avrà il Napoli, sono straconvinto, ci fosse grande pericolosità. E per far sì che succeda questo bisogna giocare palla veloce E trovare gli spazi. Guardate, sono sei attualmente la linea della Salernità, ne ha sei dietro, praticamente sono in sei dietro, sì. Non sarà facile, che prevedo un pullman di quelli belli, diciamo di un bilico col rimorchio dell'ora davanti. Di punta proprio, sì. Allora, Arturo, che dici, come li vedi per adesso? No, li vedo bene, nel senso che la maglia mi piace molto, l'effetto è molto bello secondo me di questa maglia. Come già annunciavate voi, sarà veramente pullman ad oltranza della Salernitana, ma non possono fare nemmeno molto di più. Mi è piaciuta molto l'immagine di Spalletti, ecco, in preghiera secondo me anche lui per il mister Di Marzio. Avete speso già tutte le parole che meritava. Chiunque ha avuto la fortuna di entrare a contatto anche per un minuto col mister ne porterà un ricordo meraviglioso, quindi è stata molto bella quell'immagine di Spalletti. Assolutamente. Allora, grazie a Arturo. Allora, stiamo seguendo Napoli in attacco, palla fuori, credo colpo di testa, ma credo che c'era un fuorigioco, secondo me, in mezzo all'aria. Allora, abbiamo qualche telefonata? Sì, abbiamo Gennaro al telefono, pronto? Pronto, buonasera. Ciao Gennaro. Sono Gennaro da Capri. Ciao Gennaro, dici tutto.
E vi voglio salutare a tutti il parterre. Dopo 4-5 mesi ho ripreso la linea. Sì. Bene. Grazie. Forza Napoli. Sempre. E saluto la signora Anna da Volturaro. Sì. Sì, l'abbiamo salutata domenica scorsa. Sì, sì, lei ci tiene a essere salutata, la signora di Volturaro. Certo. Vi saluto il parterre e invito a tutti quanti a Capri. Grazie. Dici dove che veniamo, non è che siete la prologo praticamente. Non è per noi una sofferenza venire a Capri, te l'assicuro. No, io ho una taverna che si chiama Miseria e Nobiltà. Veniamo allora, subito, verremo a trovarla, cioè, metteremo un po' di spaghetti nelle giacche, però lo faremo volentieri. Sì, facciamo come Totò, io ho un tavolo grande e ci metteremo tutti a pranzare. Con piacere, numero. Ti chiameremo per prenotare presto allora. Grazie. Va bene. Grazie di aver chiamato. Napoli, sempre. Sì. Grazie. Ragazzi, c'è Anna Sciabra, praticamente c'è gli influencer, cioè praticamente sì. Sparge, capito, il suo verbo. Allora, in attacco il Napoli sulla fascia destra, Fabian per Di Lorenzo, che vediamo se salta l'uomo, prova a crossare, no, la dà ancora, siamo ancora sul lato della bandierina, di nuovo Fabian sul vertice dell'area, fa una fitta, che fallo qua, prende il calcetto, ed è un fallo su Fabian sulla sua gamba sinistra. Se non mi sbaglio, sì. Vedendo la partita, mi sembra che Lozano faccia insieme a Di Lorenzo, la coppia sulla fascia destra, mentre Elmas ha grande libertà di girare il campo, quindi la coppia Elmas l'aveva detto Diego, ma c'è una grande libertà di manovra da parte di Elmas, che gira quasi quasi dietro le punte, diventando anche una punta aggiunta, insomma un jolly tra centrocampo e attacco, quindi Mario Rui avremo solamente un giocatore forse là fisso, mentre di qua c'è la coppia. Sì, dimmi, Diego. Intanto è anche vero che c'è un cambio interessante tattico del Napoli. Polizia Mertens del Napoli, viene scusami, molto Polizia della Sera, un attimo, Mario Rui direttamente a sinistra. Sono stati provati molto anche poi continui, schemi, Diego, perdoni che ti ho interrotto, ma è giusto per seguire questa punizione. Siamo poco lontani dal vertice dell'area di rigore, un paio di metri dal vertice. Qua si tira direttamente, no? C'è Mario Rui sul pallone, giro, angolo. Portiere in calcio d'angolo. Dimmi, Diego. No, dicevo che Mertens viene molto fuori, a differenza di quello che faceva a Salerno, che si apriva sui lati. Adesso sta venendo fuori in maniera verticale, in modo da cercare di attrarre almeno qualcuno per cercare di seguire. Liberare un po'. Allora, calcio d'angolo per il Napoli, credo che sia rimasto lì a batterlo forse Mario Rui. Crossa bene. Andiamo fuori dalla bello, tira. Peccato. Altro angolo, non era questo male. È uno schema. Bello schema su Lozano, che purtroppo non è riuscito a tirare, è stato anticipato dal difensore della Salernitana. Siamo al secondo calcio d'angolo praticamente consecutivo, mentre siamo nel corso del settimo minuto del primo tempo. Il Napoli ovviamente padrone del campo, batte direttamente dentro, va fuori la Salernitana. Ah, non è fuori gioco, come fate a sbagliare? Come fate a sbagliare? Era fuori gioco, assolutamente fuori gioco, però credevo l'avesse data uno della Salernitana, invece... No, era fuori gioco, c'era, ma... C'era. Non puoi sbagliare. Ah, boh, era fuori gioco. Posso chiedere dallo studio medico dove lavora in questo momento Arturo Minervini, se come segretario, se insomma c'erano gli estremi per il cartellino sul fallo su Fabian Ruiz? No. Oh. C'erano gli estremi per la ricetta. Arturo, la tenda, ti sta entrando la luce dentro. Arturo, allora io sarei il giallo. Kerkid è un giocatore che non viene mai ammonito, caro Salvatore. È strano, perché uno poi tante volte dice questa volta magari verrà ammonito, invece questo ragazzo non viene mai ammonito. Ha un trattamento particolare dai direttori di gara. Allora, una cosa, io so cosa regalarti prossimamente. Ti regalo quei cosi là per fare i selfie e le cose, quei cerchi con la luce. Guarda là, prendere. C'è la faccia bruciata, c'è la goccia. Chiudi la tenda. La luce è fondamentale, Arturo. Allora, abbiamo qualche. Vedi se c'è anche qualche. Sì, c'è una domanda che rivolgono a Diego, chiedendogli se a lui farebbe piacere far parte della società del Napoli con un ruolo da legante tra giocatori e società. Ivano da Fragola. Anche gratis.
E ho detto tutto. Ho detto tutto. Amore, che mi fa ridere. Cioè, Diego è di una schiettezza, ma anche di una semplicità di comunicazione unica. Quindi ogni volta mi fa volare, veramente. Allora, stiamo vedendo un altro fallo mentre stiamo rivedendo. Che cosa è successo prima? Purtroppo Elmas, ma non ho capito se il pallone gli hanno dato. C'era un dubbio di un fallo di mano del giocatore della Salernitana. Ha fatto rivedere per questo. Ok. Comunque. Va bene, allora c'è un'altra domandina. Vai. Buonasera a tutti, sono Marco da Napoli. Secondo voi l'intervista ieri durerà? Grazie, un saluto a Diego. Sta durando. Devo dire sì. Per me l'Inter dura perché è una squadra solida che anche nei momenti in cui non è in grandissima forma ti può far sempre male con tanti giocatori. No, l'Inter è la pretendente allo scudetto. Lo sai, mister, qual è l'unica cosa che mi preoccupa dell'Inter? Le ultime 13, scusami, 11 vittorie e 2 pareggi. No, allora l'Inter, cioè, quando è un momento difficile così lo superi pure con un pochino di fortuna. Ti va bene, ok, partiamo da questo presupposto. L'unica cosa che però mi ha fatto un pochino pensare sono alcune reazioni di alcuni giocatori. Un Lautaro, sì, ok, rinnovo tutto quello che vuoi, però sembra molto più prima donna senza la gestione Conte. Cioè, è un po' più questo però che mi sta impensierendo. Guarda, se c'è una cosa che sa fare bene di tenere lo spogliatoio, Simone Inzaghi è proprio lo spogliatoio, okay. Proprio come gestione. Mentre Conte è più assolutista, nero o bianco, lui riesce, vedrai, anche con questi giocatori a avere un buon rapporto e poi i risultati la fanno da padroni. Ma statisticamente si deve fermare però prima o poi, no? Statisticamente no, vabbè, facciamo un discorso. Cioè, io quello che dico è che comunque l'Inter, rendiamoci conto chi l'ha costruita, possiamo essere contro o meno, ma tra Marotta e Conte, cioè stiamo parlando di persone che dentro la Juve, per quanto la vogliamo discutere, insomma, hanno fatto quello che dovevano fare e lo stanno facendo anche all'Inter, che sono riusciti in un paio d'anni a costruire una grande squadra, hanno fatto degli innesti mirati e c'erano una signore squadra. Adesso c'era un fallo sullo Zappa. No, su Di Lorenzo. Su Di Lorenzo non so perché non sia stato fischiato. Beh, c'è da aggiungere anche che l'Inter è stata molto avvantaggiata, perché l'Inter si è sommersa dai debiti. Dai debiti, per farsi una squadra del genere nessuno gli ha detto niente. Beh, quello sempre. Questo chi bisogna sottolineare. Certo, chi abbiamo al telefono? Abbiamo Gennarino, pronto, sei in diretta. Pronto. Ciao Gennarino. Pronto, sono Gennarino Nasti. Sì. Ciao. Sono diretto, ti voglio dire soltanto una cosa. Fabian. Mamma che tiro! Quando le togliamo le mascherine da mezzo? Magari. Vorremmo saperlo anche noi. Bellissima. Intanto parata di Belec, molto bella su tiro di Fabiana a giro di sinistro, molto bello purtroppo. Bella parata, mano di richiamo. Sapeva dove andava, comunque. Calcio d'angolo per il Napoli. Te lo diremmo se lo sapessimo, come dicono quelli bravi. Grazie comunque di averci chiamato, Gennarino. Allora, in attacco ancora il Napoli. Crossami bene. Liberaci. Ancora, ma la palla è ancora nostra. Palla in mezzo, niente. Ribattuta da un difensore della Salernitana. Adesso la Sanità prova a ripartire. Maruia, da Rubabbia, vai, è nostra. Buona. Palla tutta sulla destra di Fabian. Fabian che ovviamente se la mette sul sinistro. Anche se ha due piedi. Oh, bellissimo! Azione con tacchi vari ed altro, ma purtroppo non si chiude. Tiro abbastanza debole di Lozano dopo un appoggio di tacco. No, peccato perché l'ha presa male sotto la palla. Ragazzi, il Napoli è partito però abbastanza bene. Dai. Mi trovate un terzino destro più forte di Lorenzo? No, Lorenzo oggi no, fai fatica. Assolutamente. Poi ragazzi, io ricordavo il pupazzo che voi non vi potete ricordare perché siete troppo giovani. A me ricorda Ercolino sempre in piedi, cioè è incredibile di Lorenzo, sta sempre là, cioè presenze su presenze. Credo che sia tra gli uomini nel campionato europeo che ha fatto più presenze consecutive, una cosa del genere ultimamente, veramente incredibile. Allora, Rachmani appoggia, Juan Jesus appoggia indietro, tutto regolare, riparte l'azione del Napoli dalla nostra area di rigore. Siamo Alessandra e Francesco da Napoli. Il Napoli deve assolutamente vincere per alimentare le speranze scudetto e superare il Milan. Ecco, anche perché il Milan la settimana prossima, al di là, cioè Juve e Milan stasera, poi tra due settimane ricordiamo c'è il derby. Insomma, che è un'altra partita bella. Juve Milan stasera è la classica partita che non so chi deve vincere a livello sentimentale. Pari, ma è un bel 0-0, 1-1. Non lo so. Così si dividono la poste.
Meglio il pareggio. Meglio il pareggio, assolutamente, scherzi. Allora, in attacco. E questo è un altro fallo. Molo fischi. Un altro fallo. Oh, bravo. Volta su Elmas, che come sottolineava il nostro mister, spazia da destra e sinistra, non è un punto di riferimento, diciamo, fisso. Subisce un fallo. All'albanese Veseli, nazionale. Da Veseli, nazionale albanese. Allora, la distanza è proibitiva, come dicono quelli bravi, giusto? Però su una ribattuta, un qualcosa, no? Ci potrebbe anche essere. Ovviamente Bele ci ha fatto delle partite imbarazzanti quest'anno, ma ha fatto un miracolo prima. Proprio oggi, proprio oggi. Chi l'una parata era fa campionato, l'ha fatta oggi. Vediamo un po', io sentito, forse pure Fabian, non lo so, o Zielinski, o Ciruzzo. Permetti la luce. Allora, Mertens sulla palla, anche se devo dire che siamo molto distanti dalla porta. Lascia una punizione. Beh, sì, tira in porta? Dice 50, siamo sui 26. Allora, sì, saremo sui 26 metri, mi dicono dallo studio. Mi dicono dallo studio. Vuole un bel calcio secco. Tiro di punizione. Barriera che rimanda poi la palla fuori. Non era facile. Niente da fare, allora siamo nel corso del 17esimo, la situazione è ancora di 0-0, ovviamente possesso palla altro che 70, stiamo credo all'80 fino adesso. Ma pure 80. Poi regia, mi dite poi che cosa è successo tra Cagliari e Fiorentina, che non me lo ricordo come è andato a finire. Era in vantaggio il Cagliari, l'ho lasciato. Sembra che abbiano pareggiato. Com'è finita? Scusa, non ho sentito. 1-1, perfetto. Allora, Cagliari 1, Fiorentina 1. Quindi, diciamo, la Fiorentina ha esaurito nella Coppa Italia con Napoli tutte le sue energie e la Cazzimma poi è morta. Oggi praticamente. Oggi mancava Vlahovic. Ho capito, però si devono abituare senza Vlahovic. Però guarda che la Fiorentina... si dovranno abituare presto. Per l'Europa League te la trovi sicuro. Ovviamente non è un problema per il Napoli, però vedrai che la Fiorentina quest'anno... Allora, prima della telefonata, posso dire una cosa? Ci sono un sacco di falli e falletti sui centrocampisti del Napoli, entrati belli nelle gambe. Cioè, un cartellino adesso, insomma, potrebbe un minimo mettere le cose a posto, perché sennò questi continuano, non vorrei dire. Siamo nel corso del ventesimo. No, che dico, 20? Sì, 19, 20, sì, 15. 15, ragazzi, grado nuterno, no, no? Allora, vieni qua. Vieni un attimo qua. Sentiamo chi ha il telefono. Benissimo. Allora, salutiamo Angelo. Ciao, sei in diretta, Angelo. Sì, grazie. Perdonatemi, ma guarda leggere. Ma io il Napoli non sta giocando. Quindi, con il braccio. Non è proprio tutto al braccio. Non lo so. Però non si vede perché la maglia è blu. Con tutto al braccio, giusto? La maglia è scura, quindi maglia non scura. Ti vogliamo dire una cosa per un'altra. Scura che è un blu, non ce l'ha. Non c'è lutto a braccio. Non ce l'ha, perfetto. Come al solito, questo è l'uomo della pizza romana, non si smentisce mai. Un'altra brutta figura che poteva risparmiare, perciò il presidente che il Napoli abbia mai avuto. Come persona, come imprenditore è così, però come persona è il peggiore, perché per Di Marzio era doveroso giocare con lutto a braccio. Certo. Però se siete d'accordo ditelo, perché se sono gol. Allora, non so se gliel'hanno dato perché poverino. No, è la terza volta che segna Juan Jesus, è la terza volta che glielo annullano, impazzisce. Ma porca puzzola. Allora, grazie di aver chiamato. Allora, io personalmente sono d'accordo, non l'avevo osservata la cosa. Ma perché è stato e forse fallo di mano di Elmas. Io avevo letto che avrebbe giocato con lutto al braccio e ne ero molto contenta. Credevo addirittura che l'avesse, francamente, perché noi abbiamo i monitor lontani, sì, quindi non avevo verificato, però sì, non è una scelta che condivido, francamente. Non c'è nessuno dice che... però c'è un check in goal, attenzione. Sì. Sì, ma perché è stato annullato? Forse fallo di mano di Elmas. Servono un pochino o fuori gioco sulla sponda check di check di Salouet goal, no, niente. Ci servono un pochino di immagini per poter... Sta parlando adesso, Pairetto, sta parlando... Sì, ma c'è un... Non sta parlando su Ulisse, no? Di Salouet, vediamo. Ah, è di Salouet. Sì, c'è, c'è il tocco di mano dell'attaccante. Tocco di mano, handball. Sì, vediamo. Di Elmas. Adesso questo possiamo vederlo molto meglio. Quello che ho visto è che, secondo me, Elmas forse ha preso la palla con la mano. Questa è l'unica cosa che ho visto, che poi Juan Jesus era in posizione regolare come lo era Elmas. Ma però forse mi è sembrato a spalla. No, figurati, ragazzi. Francamente non vi posso aiutare, devo essere onesta, perché non riesco a vedere. Giuro, neanche io voglio aiutare, perché io l'unica cosa che ho visto, ho detto forse può darsi che l'ha preso. Di dire una sciocchezza, perché ragazzi, stanno vedendo, le stanno rivedendo. Sono stai rivedendo Elmas, cosa ha fatto? È il socio di Luttazzi, Daniele Luttazzi. Cioè, è proprio identico. Vabbè, comunque lutto a braccio non c'è, insomma, per il Napoli. Attenzione, VAR.
È gol. 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 Ha dato? Gol. È gol. È gol. Ehi. Gol. Gol. Juan Jesus. Hai detto, mi fai bravo. Cappottone per Juan Jesus. Al terzo tentativo, ragazzi. Al terzo tentativo. Terzo tentativo. È andata bene. La moglie aspetterà un bimbo, ragazzi, era ora. Allora, rivediamo. No, dai, con questa l'ha toccata. Assolutamente nulla. No, dove sta? Assolutamente nulla. Era spalle ed era anche un bellissimo come vi ho detto, ragazzi, come ho detto, l'unica cosa può essere quella. Infatti avevo visto bene, ma grazie a Dio avevo visto male. Allora, Carusiello, 2 euro, signor Don Napoli, eccoli qua. 2 euro per il gol del Napoli, sempre che facciamo poi di beneficenza, vieni con cosa che avanza, alla fine la puoi mettere. Guarda, se posso, ecco, suggello qua. Tutto. Vai. Con un applauso per Diego, che ha superato la visita oculistica rispetto a tutti noi, perché era quello che aveva visto. Allora, offro. Vai, bravo Diego. 5 di beneficenza. Grazie Diego. Che cuore che hai, che cuore. Turco ha dato. Allora, visto ha che dato, sei in un momento così di euforia. Bello. Jan Charry ancora, ecco, di più. Parliamo di Franco Montiguerra, perché adesso abbiamo il... Una cosa, Nico, cioè, è portacelli, perché cioè, era una cosa così bella che noi ce le dividevamo qua. Fa sta bella cosa ci che manca, portavamo ci a casa. Ci mancano le polacche, cioè ci mancano proprio assai. Cioè, al limite, sì, pure si porta una polacca piccolina, al limite lui ci fa una camminata, però per cortesia, portici la polacca traversa, perché così c'è, va bene, con pure la crema pasticcera. Pure una cassatina. Hai capito? Qualcosa. Tu che fai queste bontà così buone, che ci hai fatto sognare. Qualunque Natale. Come ci sta facendo sognare? Il Napoli 1-0, siamo in vantaggio. Gol di Juan Jesus, il terzo finalmente gli hanno dato buono. Nel frattempo, intervengo dai campi non collegati per segnalare il vantaggio del Torino in casa contro il Sassuolo. Gol di Sanabria. Devo dire, mi ha fatto troppo divertire Juric nell'intervista di ieri, che gli hanno chiesto di Europa League, eccetera. A momenti manda a stendere il giornalista. Che domanda? Che stai dicendo? Detto, ma che mi stai dicendo? Anche perché è la stessa squadra che lui poco tempo fa criticava e diceva non mi avevano promesso questa squadra qua, invece con la stessa. Insomma, sta andando molto bene, sta facendo un bel filotto, devo dire. È vero che la Fiorentina ha avuto una giornata storta, ma 4-0, certo, domeniche fa. Assolutamente. E la Fiorentina 4-0 non gliel'ha fatta nessuno, quindi... Allora, continua il Napoli in attacco sulla fascia destra con Di Lorenzo, asse Di Lorenzo, Zielinski, Fabian, ragazzi. Io vorrei fare un altro però. Perché Mertens è seduto? Un altro gol. Che è successo? Non l'ho visto. Ci abbiamo Mertens seduto? Mertens che si era seduto. Magari si è seduto solo perché ha avuto un piccolo scontro. Ok, si è alzato. Forse teneva la scarpetta. Non mi ero preoccupato. No, forse si era slacciata la scarpetta. Ah, vista la panchina e si è stata. Oh, sponda! Bello. Tiraci. Fabian da Mario Ru. Bello. Peccato, era quello che dicevamo, cioè tutto questo è stato provato, cioè che Mertens non la prima punta, quella diciamo così semplice, ma va ad aiutare gli insieme. Palla intelligentissima di Fabian sulla sinistra, sull'occorrente Mario Rui, purtroppo arriva in ritardo, in prima battuta arriva in ritardo Elmas e purtroppo anche Lozano dopo arriva tardi, ma il primo tempo gran bel Napoli, Salernitana in gravissima difficoltà. Perché il Napoli è lucido anche giocando contro una difesa schierata di 9 uomini dietro la linea della palla, quindi... E quando è così è brutta. Signori, ha cacciato un cartellino l'arbitro, se non lo cacciava adesso. Ragazzi, è una cosa che ho sottolineato prima, ho visto come avete visto tutti quanti voi, va bene tutto, questa però è una bella manata in faccia. Anche dal centro lampade Minervini, vedi, fanno segno. No, però ecco, questo volevo fare una domanda ad Arturo, cioè per me questa... ha stretto al regolamento, questa espulsione, perché lui salta con il gomito altissimo per recare danno all'avversario. Anche io quando vedo questi interventi ho sempre molta paura che possano diventare pericolosi. Non so che cosa ne pensa Arturo, però è altro che salto scomposto. Io penso che alla fine, se tu vai a saltare in quel modo, in qualche modo vai a pregiudicare anche il tuo avversario, no? È una sorta di minaccia che tu fai all'avversario. Cioè, io salto col pugno aperto, poi sono cavoli tuoi, ma non è così. Io prima vi ascoltavo sulla questione Dzeko, la spiegazione assurda che ci hanno dato sul gol Dzeko
è che il VAR non può intervenire perché cambia il possesso dopo la gomitata di Zeko. Ma che significa? No, sì, sì, no, non significa niente, però da protocollo ci hanno spiegato quelli bravi, no? Che trovano, certo, sempre, certo, le che leggono, che leggono nei meandri del regolamento. Esatto, che in teoria il VAR lì non può intervenire perché cambia il possesso, quindi Zeko dalla gomitata, il Venezia riconquista palla e poi l'Inter prende di nuovo il pallone. Ah, quindi, beh, non c'è continuità tra quel tipo di contatto e l'azione. Ma che no, vabbè, scusami se il francesismo è una supercazzo, l'abbiamo capito. Vabbè. Troppi protocolli da superire, non sono capito niente. Vabbè, vabbè, abbiamo capito. Allora, siamo nel corso 25esimo, aveva qualche amico che sì, scrive. Una domandina, ciao Pasqualina, volevo chiedere se per voi la squadra è completa così o è necessario qualche innesto a gennaio, soprattutto se poi a giugno Goulam andrà via. Grazie mille, Beniamino da San Nicola la Strada. Allora, rispondo un attimo io. Allora, innanzitutto Spalletti ha detto che alla fine sta bene così, sembra, e su Goulam ne abbiamo parlato prima, no? Abbiamo detto che forse non verrà rinnovato, anche perché Napoli sta trattando questo esterno sinistro del uruguaiano del Getafe, che tengo a precisare ha avuto la sua prima chiamata in nazionale proprio adesso, quindi è diventato un nazionale uruguaiano, è un difensore sinistro che ha 24 anni, quindi insomma Oliveira, Oliveira. Allora, abbiamo altro? Tanti saluti, vai, vai. Tanti saluti a Diego, a Yolanda, al mister che è molto seguito, cioè, non è durante le gare nazionali. Si trattengono entrambi, non, rigore, non so se no, l'arbitro Pairetto viene richiamato dal VAR, Spalletti sorride, però ragazzi, c'è Mertens che cade in area di rigore. A me è sembrato rigore. Cioè. E non lo va a rivedere, non lo va a rivedere, pure anche, per sfizio. Se no? Ti rendi conto, questo per farti capire, anche noi che siamo in studio, che sicuramente non abbiamo la visuale migliore. Dice Arturo, però, a me sembrava rigore, però vabbè. Abbiamo bisogno di più immagini. Dal monitor sembra rigore, e poi giusto un chiarimento su Oliveira, perché magari molti se lo chiedono. Oliveira ha la doppia cittadinanza, per questo il Napoli potrebbe prenderlo già a quindi gennaio. No, no, c'ha un passaporto comunitario. Ce l'ha il Green Pass, Arturo? Ce l'ha il Green Pass, Oliveira? Non ti ho sentito. Ce l'ha il Green Pass? C'ha il doppio Green Pass. Allora, apposta. A protocollo può venire. Ha fatto pure booster, eh? Vabbè. Allora, vai. Andiamo. Abbiamo una telefonata. Pronto, Sergio, sei in diretta. Salve, buonasera, seguendo la partita, Forza Napoli e sempre, saluto a tutti gli ospiti. Grazie. Ciao Sergio. Ciao Sergio. Io volevo fare una considerazione, una domanda, insomma, agli ospiti, una risposta. Siccome ogni anno è sempre quello, puntiamo alla Champions, sicuramente andremo in Champions le prime quattro, però perdonatemi, non mi sta bene che De Laurentiis è fatto così, vuole puntare sui giovani, e allora quando dobbiamo competere con le grandi in Europa, poi non ci dobbiamo lamentare in Europa che usciamo fuori, facciamo il girone di Champions e ce ne andiamo fuori, ci vogliono due o tre giocatori forti, non dico top player, ma forti, fin quando c'è lui non lo so cosa ne pensate, grazie. Cosa? Grazie, più esperto. Grazie. Più esperto. Cosa Sasà? Non ti ho sentito. Ok, allora adesso andiamo, seguiamo questa azione di attacco del Napoli. E questo è un altro, no? Purtroppo non si concretizza. Palla fuori, ma andiamo dagli amici di Energas. Grazie. Già fa un corso e mister. Ecco. Ha già diventato mister pure. Vedi se ti chiamano solo per avere Vedi se c'hai i punti necessari. Comunque, fine, Meret uomo partita, dico, perché lui allora, era capita la situazione, se è sottato, se è stiso proprio Meret. Allora, adesso fallo di hobby su Lobotka. Io sinceramente gli esterni del cartellino ce li vedo, ma niente. Sì, ha dato? Ha ammonito. Ah, vabbè, ragazzi, ora. Ragazzi, è ora, eh. È uscito Lobotka è totalmente un altro giocatore. Sì, è forte. Ma penso che è proprio un altro giocatore, che maglia Lobotka. Mertens, peccato, prova, ma non si chiude la... Ecco, ricredici! Io adoro Pairetto, che ha il fare di uno che è andato a fare una scampagnata. Non voglio dire una cosa fuori luogo, però Pairetto ha un'espressione proprio rilassata. Eh? Quindi la cosa. Beh, cioè, non diciamo che non è che sta arbitrando la finale dei mondiali. Però, sì, però. Allora, in attacco ancora il Napoli. Ma che non è fa. Prova dalla distanza, ma non sorprende bene. Lo sai cosa c'ha? Il tiro era centrale. Perché ti dico che c'è l'approccio? Perché su ogni azione che la Salernitana prende la palla e il Napoli perde la palla,
il Napoli riesce subito ad andare ad aggredire veramente alla grande, quindi la prima azione. Come si permettono? Bravi, capito? Già dire? Palla. Cioè, mi piace molto questo fatto che quando si perde la palla ci sono subito due o tre che vanno subito alla riconquista e non hanno fatto proprio respirare la Salernitana fino adesso, capisci? Quindi, e con qualità di gioco che non è poi così semplice. Altro fallo non chiamato adesso su centrocampo, comunque andiamo avanti, questo neanche lo chiama, diciamo che, dai, che non fase un fatto po' nulla, che ti fermi, sono quelli bravi all'inglese, va? C'è all'inglese. Un giocatore che oggi gli manca soprattutto per questo tipo di partita oggi alla Salernitana, è Gondò, o Gondo come si vuole chiamare, perché è l'unico giocatore che ha la velocità e quindi nel contropiede l'arma migliore. Considerato che la Salernitana gioca nei suoi primi 30 metri, visto che io tifo Napoli, che non ci sia Gondo, a me non c'è dubbio, ma lo volevo dire così. Mi fa piacere che comunque a 360 gradi tu abbracci comunque. Importante 360 o anche 365 tutto l'anno. Chi abbiamo? Abbiamo Diego al telefono, pronto, sei in diretta. Pronto, salve, buonasera. Ciao Diego. Ciao. Prima di tutto complimenti per la trasmissione, siete molto bravi e competenti. Grazie. No! Diego fate seguire veramente in maniera Madonna, ma si fa sempre gol, Mazzoli. Volevo fare sempre gol, io guardo. No, Diego, che si chiama come me. Purtroppo Mazzoli, Diego, purtroppo Diego avuto il giocatore più forte al mondo di tutti i tempi, l'abbiamo avuto noi a Napoli, perciò io mi chiamo anche io Diego. Diego, purtroppo devo darti una brutta notizia, ha pareggiato la Salernitana. No. Sì, ha pareggiato la Salernitana, un'azione di contropiede. L'unica azione hanno fatto, Hobby. Tacco per la corrente, palla in mezzo a Bonazzoli. Si è un po' addormentato il centrale del Napoli, devo dire. Mamma mia, ma cioè, pigliamo ogni volta che ci sta Meretti in porta, prendiamo. No, non c'entra niente Meretti. Meretti è un mezzo errore di Lobotka e del centrale del Napoli, perché insomma è un bel errorino totale della difesa, secondo comunque, me. Comunque volevo fare una mia opinione, posso? Sì, come no, assolutamente. Ti ringrazio Peppe. Allora, io volevo domandare a tutti voi in studio, ma specialmente a Diego, se la pensa come me. Noi in questi mesi, tra giocatori infortunati, tra Covid, tra giocatori partiti per la Coppa d'Africa, abbiamo giocato certe partite realmente non solo con i panchinari, ma anche con le riserve dei panchinari. L'Inter, che prima in classifica, ok, e che ieri ha vinto in maniera vergognosa all'ultimo secondo, se l'Inter un mese ha Lautaro Martinez infortunato, ha due o tre giocatori tipo Dzeko, tipo Barella con il Covid e teneva anche qualche giocatore con la Coppa d'Africa, l'Inter in questo momento secondo me stava lottando per l'Europa League. No, ma l'abbiamo sottolineato prima Diego questo, certo. Che l'Inter è stata la più fortunata, nel senso che quella che ha avuto la Yolanda prima. È allucinante, cioè tengono una fortuna questi, quando la Juventus stecca un anno, abbiamo questi altri pisciaglioni. Io vi ricordo sempre, insomma, noi siamo quelli che siamo arrivati secondi con 91 punti, quindi lasciamo stare. Di cosa stiamo parlando? Comunque abbiamo capito il tuo punto, Diego. Se hai un'altra domanda, altrimenti andiamo avanti, dici. A posto. Allora, un attimo, e riprendiamoci, perché avevamo avuto già un campanello d'allarme, perché c'era stata un'altra azione simile, sempre là sulla destra, sulla sinistra del Napoli, e sulla destra appunto, e poi ci hanno fatto gol. Sbaglio, è stato un errore totale, allora, proprio della difesa centrocampo? È stata una disattenzione. Allora, Juan Jesus è uscito per questa buona azione che ha fatto la Salernitana sulla destra, è uscito a chiudere il cross dalla destra, quindi un centrale è andato sulla fascia laterale. In mezzo alla difesa c'era Rachmani e Lobotka, e con Fabian Ruiz che tornava. Sono stati poco attenti a seguire Bonazzoli, uno dei tre, adesso bisognerebbe vedere meglio, no? Uno dei tre a non essere decisivo e cattivo nel marcarlo. La palla è venuta proprio dove stava lui ed è stato un bel gol, però certo c'è la compartecipazione di un errore. L'ha fatto fare il Napoli quasi. È stata una bella azione. È una bella azione, bisogna ammetterlo, però ripeto, con più attenzione centralmente. Proprio il fatto che la Salernitana non si era mai resa pericolosa, vedi, ti porta in certi momenti a dire
tanto gol non lo fanno, e basta quell'attimo che tu gli lasci i 5 metri all'avversario che ti possono far male. Il cross era bello, l'azione è bella, no. Bonazzoli i gol li sa fare. Vediamo stato... solo di non dargli, no, no, ma, non dargli coraggio e dargli... Questo dimostra che le partite hanno vanno... messo il naso una volta fuori. Una sola, esatto. Allora è uscito Schiavone per uno strappo muscolare. Sì. Schiavone... ha un problema muscolare, è uscito il numero 8 della Salernitana, è entrato un nome impronunciabile. Un altro, è entrato un altro della Salernitana. Qualcosa del genere. Jaruzelski. Jaruzelski. Ah, sì, Jaruzelski. È un esterno, un centrale di difesa a 3. Allora, in attacco ancora il Napoli, credo che sia fondamentale riuscire a finire il primo tempo in vantaggio, perché sennò questi altro che pullman continuano e hanno, anche se comunque il Napoli è sempre riuscito ad attaccare anche... Con tutta la Salernitana schierata con un 5-3 praticamente davanti al pallone. Attenzione. Iniziamo sempre, c'è sempre la nostra, diciamo così, azione avvolgente, palla sulla destra, purtroppo per niente, non c'era nessuno dall'altra parte. Difesa della Salernitana che spazza. Allora, siamo nel corso del 37esimo, sentiamo gli amici, anche perché c'è eco bonus, insomma ci sono tante cose da sfruttare. Allora, continua la partita, continua la sfida tra Fabian e Belec. C'è stato un altro tiro molto bello di Fabian, sempre di sinistro, che è stato deviato in calcio d'angolo da Belec. Purtroppo sul seguente calcio d'angolo non siamo riusciti a capitalizzare ancora, e l'azione della Salernitana riparte dal portiere che rinvia con classico rinvio, non li vedevo da una vita rinvii dalla porta, era un po' che vedevo solo ripartenze dal basso. Napoli la reazione emotiva ce l'ha avuta, Non si è fatto prendere troppo dalla, diciamo, del resto ha dominato la partita fino adesso, la prima volta che sono venuti su hanno fatto gol, il calcio dimostra questo, ci sta, però non si è... Oddio, scomposto. Ma che ha fatto? Si è scomposto il Napoli. Zielinski, poi si pallone da solo. Errore di controllo. Comunque più sono scarsi e più sono pericolosi. Vabbè, è vero. Troppo sì. E altrimenti il tacco di Hobby un pochettino a... Allora, posso Fabiano dire una cosa? L'errore di Fabian. È Fabian. Fabian, sì. Fabian non ha seguito. Lo Bocta era andato a prendere il posto di Juan Jesus come difensore centrale, perché Juan Jesus era uscito dalla linea. Perché Mario Rui non era tornato. Fabian lo doveva seguire, siccome Bonazzoli veniva da dietro, lo doveva seguire. No, Mario Rui era andato in pressione forte. Esatto. Non esatto. Poteva, non arrivava. E Fabian è il responsabile un po' di deconcentrazione su questa marcatura. Allora, siamo sempre in attacco, palla in mezzo che viene spazzata fuori dai difensori della Salernitana che provano... Dai, ma che ti butti a te? Ma che cadi? Fuori. Gioca. Ragazzi, ma figura, quello non si alzerà mai! E che sono il rigore! No, non darà però... mai, ragazzi. No, dal rigore. Non dà manco... iniziamo a cadere però al 38esimo, cioè... Il corner, secondo me... Che... d'arte? Non... No, Deli Carri. Deli Carri, non so se è figlio di Deli Carri lui, l'ex giocatore, non lo ricordo io, tanti anni fa. Allora, ovviamente poi adesso inizieranno pure a stendersi a terra, a perdere tempo, vabbè, lasciamo stare. Comunque ragazzi, la partita è ancora tutta da decidere, ce l'ha in mano il pallino del gioco del Napoli, abbiamo fatto un gol bellissimo, ma poi ce lo siamo anche fatti perché abbiamo fatto ripartire la Salernitana in un modo veramente... terribile. Allora, intanto stiamo vedendo inquadrati in panchina Insigne, che però, visto che c'ho gli orecchini, se li deve togliere qualora dovesse giocare, però, sì. Sa, no? Giusto. Certo. Allora, chi abbiamo? Qualcuno al telefono? Sì, pronto Enrico, sei in diretta. Non più. Mi dici se c'è qualche WhatsApp per caso, così. Sono un po' arrabbiati. Arrabbiati con chi? Sì, con il Napoli, perché dicono che ogni volta che la squadra avversaria fa gol, viene un po' meno. Devo dire, la reazione c'è. Che il Napoli smetta di giocare appena segna, ma vi rendete conto che questa è presunzione? Sempre la stessa solfa, senza mai tirare in porta seriamente. Vabbè. Però non si è firmato. No, dai. Un po' severo. Sì, un po' severi. Direi. Allora, il Napoli le occasioni le ha avute, poi se dall'altra parte ti fanno un gran gol, perché parliamoci chiaro, è vero che c'è stato l'errore di Fabian, però Bonazzoli ha tirato di prima, cioè magari lo fa, cioè la stessa azione adesso il gol non lo fa. Cioè, nel senso, non era nemmeno facile andare a realizzare questa marcatura. C'è riuscito della Salernitana, no, però voglio dire, non vabbè, mi sembra che il Napoli abbia interpretato male la partita. Purtroppo, se noi giudichiamo solamente da un tiro in porta, un gol che pareggiano, allora non si può più giudicare una partita di calcio, perché allora guardiamo solo chi fa gol e finisce. Bravo. Ma il Napoli fino adesso però ha fatto una buona partita, una partita non semplice perché sono chiusi e tutto qua, insomma, voglio dire, non...
Allora, ancora proviamo ad attaccare e riattaccare, ma la difesa della Salernitana riesce a uscire. Linea di difesa della Salernitana a 6. A 6, sì, infatti, oramai l'avevo detto prima. L'avevo detto prima, un 6-2 praticamente, un 6-2-6-3. Andiamo al telefono, pronto Luigi, sei in diretta. Senta, allora io dico al, come si chiama, a Diego Junior, no? Se stasera, se oggi non si vince con la Salernitana, vuol dire che Napoli ha chiuso anche con la Coppa dei Campioni, perché non vincere con questi morti sarebbe proprio colmo stasera, perché se il Milan stasera dovesse vincere, no? Dovesse vincere, oppure entrambe la Juve dovesse vincere e noi non vinciamo con questi morti, noi dobbiamo andare un'altra parte. Ma è possibile che questa Salernitana sta giocando in mezza squadra, non riusciamo a segnare con queste squadracce? Però non si può dire adesso al 43esimo. Se non si vince stasera, abbiamo perso un'occasione, veramente un'occasione. Vabbè, abbiamo ancora un tempo, comunque grazie di aver chiamato. La Salernitana in attacco, digli Yolanda. No, mi dispiace perché mi sembra un pochino ingeneroso nei confronti del Napoli. Poi al 44esimo minuto di gioco con un Napoli che comunque sta avendo possesso palla, tutte le occasioni, Belek che si supera, sì, adesso c'è un po' di prova di personalità della Salernitana perché ancora una volta ha provato ad arrivare al tiro, però veramente un tiro, un gol. Però io cercherei di essere un po' più cinico, meno lezioso. Giusto. Cioè, mo gol, basta, punto. È difficile essere meno lezioso quando c'hai sei davanti alla porta. Lo so, però devi provare a saltare l'uomo. Cercherei di trovare la soluzione, quella più semplice. Siamo un po' più disordinati dell'inizio. Sì, bisogna un attimo, un po' di nervosismo, dai. Bisogna un attimo ricominciare a giocare. Come allora, in attacco, palla in mezzo, difesa ovviamente un solo attaccante del Napoli nel centro dell'area. Comunque abbiamo ancora il possesso della palla, siamo sulla destra. E la palla torna indietro, ritorniamo appunto dal centrocampo, Lobotka, Juan Jesus per Mario Rui, palla poi centrale, vediamo se c'è qualche invenzione. Dai. Ancora niente, Fabian. Ottimo. Palla in mezzo, Zielinski che va indietro. No, ma tirate però, non fate queste cose, dai. Mario Rui, no, è Mertens. Numero. Da quanto è bravo, credo che non è angolo? Credo proprio sia angolo. Da quanto era bravo, non era. Infatti era Mertens. Impossibile. No, era Mertens. No, all'inizio sembrava Mario Rui. Infatti poi quello che ha fatto. Da quello che ha fatto non mi sembra Mario Rui. Non me ne voglia, però. Non è angolo. Non ha dato l'angolo. È angolo. No, non l'ha dato l'angolo. No, vabbè, è chiaramente colpito dal polpaccio dell'avversario. Bah, non ha dato il calcio d'angolo, vabbè. Ma Pairetto, te l'ho detto, c'ha quest'aria un po' da scampagnata che... Pairetto è scarso come tutti gli altri. Andiamo al telefono con Diego, ciao, sei in diretta. Oggi la giornata di Diego. Sì, infatti, un tripudio. No, io mi chiamo Pietro. Pietro. Ecco, allora Pietro. Non ho capito io, mi scusi, Pietro. Allora io dico, leziosità, mancanza di cattiveria, mancanza di volontà. Io stavo vedendo la partita, anche un istante cercavo di vedere la partita del Liverpool che sta giocando, ho due figli, due gol. Vince 2-0, sì. No, è inutile che io vedo la signorina là, guarda, la signorina insistente da quello che io dico. No, ma io sto facendo così perché il Napoli provava ad attaccare ed ha perso palla, non per lei, Pietro. Perché sono anni, noi cambiamo allenatore, manca sempre la cazzimma e la voglia di vincere, la voglia di segnare. Questa è la schifezza di questa squadra. 10 palle sotto la porta e leziosi. Quindi quando Elmas è arrivato in ritardo, con quella palla lui davanti alla porta. È una cosa incredibile proprio. Io cambierei tutti i giocatori, perché non si tratta di. È la mentalità, ci vuole la cazzimba per vincere. La cazzimba che non ha mai avuto, non abbiamo. Va bene, grazie di aver chiamato, grazie a Pietro, il suo punto di vista. Un po' di cazzimba comunque effettivamente. Grazie, sì, però scusatemi, cioè qua ci siamo. Chi ha fatto l'allenatore, che ha fatto il giocatore, scusate. Ma com'è possibile che entrano 11 giocatori in squadra e non vogliono vincere, non vogliono segnare? No, allora, dai, per cortesia. Allora, dai. Io capisco l'emozione, le tensioni del tifoso, giustamente. Certo. Capisci che magari se fai un altro gol siamo... Però... A me oggi il Napoli adesso si sta disunendo, devo dire che in questo momento non mi sta piacendo. È un po' impreciso, sì.
Però posso dire una cosa, non gli è mancata attenzione a questa azione? Elmas. Rigore! Oh, ti sta! Bravo Elmas! Allora, penetrazione di Elmas. Oh! Domanda. Adesso vediamo, calcio di rigore. Grande azione di Elmas, grandissima azione. A me non è sembrata che oggi il Napoli mancasse di questa cazzimma, onestamente. Lo sapete che altre volte chi ci ha seguito l'ho detto, la mancanza con altre... Non mi sembrava che il Napoli abbia preso sull'unica azione della Serie A il gol. Ci sta, il calcio è questo, ragazzi. Allora, cerchiamo di giudicare indipendentemente dal risultato. Poi, fare morti prima che manca un tempo e di più e più recupero. Vediamo quello che succede alla fine. Certo che se non vince questa partita il Napoli, sono perfettamente d'accordo, ma siamo ancora al primo tempo. Allora, un attimo. Per il Napoli sul fallo di Veseli, okay, che è stato anche ammonito su Elmas. Però non era suo il fallo, era un doppio fallo. Ha avuto il cartellino, Arturo, l'ha avuto. È stato ammonito lui. Sì, Mertens sul pallone. Non lo voglio guardare. Ciruzzo, Mertens, l'arbitro ha dato 2 minuti di recupero. Mamma mia. Mertens contro Belez. Io non saprei tirare un calcio di rigore. Partiamo io già da questo presupposto. Io no. Io a porta vuota ce la posso fare. Vedi? Io ero un pazzo. Allora, mister. Ragazzi, i calci di rigore sono una cosa. Bisogna saperli tirare come il mister. Allora, io non li so tirare. Mertens. L'incoscienza del mister. Sulla palla. Essimo positivi. Ciruzzo. Ciruzzo. Me lo faccio qua il balletto, che è meglio che con te, ragazzi. Ti ho tradito Turco. Non si fa così. E allora io il prossimo balletto me lo faccio col mister. Ecco. E voglio vedere se poi non ti incerosisci. Ubi sanna Turco cessat. Bravo. Allora, guarda che calcio di rigore. Ubi sanna Turco cessat. Ah, ma nel caso di dire le parolacce, è pomeriggio. Ragazzi, rigore magistrale. Sì, sulla destra. E palla dall'altra parte. Dedica a Tommaso. Si doveva chiudere così questo primo. Allora, rigore di grande esperienza. Sì. Perché? Sì. Perché nella paura, generalmente, nella difficoltà, il calciatore lo incrocia. Il portiere è andato sull'incrociato e Mertens l'ha aperto. Allora, grazie al commento tecnico, io metti i miei 2 euro per il gol del Napoli. Mi scusi, allora, 28 sì. squadre diverse come Marek Kamsik, Scaramanzia. Sì. Ecco, vedi, è andata bene quello che abbiamo detto prima della partita con Italia allo stadio, a cui andremo anche da lei durante l'intervallo. Ci vediamo tra un poco qua, Energia Azzurra, Napoli 2, Salernitana 1. Iam belli, ah. Bentornati ad Energia Azzurra, siamo nell'intervallo di questa partita, di questo Napoli-Salernitana, sul finire proprio del primo tempo. Rigore per il Napoli su fallo di Veseli, e non solo di Veseli, su Elmas, che aveva fatto un'azione personale, grazie a Dio. Rigore per il Napoli, lo batte Mertens, che riesce a spiazzare il portiere, come ha detto appunto Diego, non ha incrociato ed è riuscito a spiazzare il portiere, a fare il 2-1, quindi andiamo a riposo 2-1. Andiamo immediatamente allo stadio da Italia, e non posso manco dirti che sente gli umori dello stadio, perché siete praticamente, ci sta più gente a piazzare Dicci che hanno un stadio praticamente. Siete quasi più numerosi voi in studio che i presenti qui. Ecco. Ma comunque devo dire che questi pochi che ci sono provano a dare una parvenza, ma molto vaga, caro Peppe, di normalità. Insomma, più di tanto non si può fare. La partita non è stata bella, e per fortuna l'abbiamo rimessa in sesto. Lo commentiamo con Mirko Calembe e il collega Diaz. Buon pomeriggio, sì, è una gara che non mi è piaciuta da parte del Napoli, perché va messo in conto tutto. Il Napoli gioca con un avversario molto inferiore, che ha grandi difficoltà d'organico, e soprattutto ha avuto la fortuna di sbloccarla, perché in queste gare la cosa più difficile è trovare il gol che te la mette su un binario giusto. Il Napoli l'aveva trovato anche relativamente presto, proprio ha commesso l'errore enorme, imperdonabile, di addormentarsi. È preso il pareggio e poi il rigore a un passo dall'intervallo. Non deve ripetere lo stesso errore nel secondo tempo, perché la Salernitana non credo che faccia grandi rivoluzioni. Bisognerà stare svegli e provare a chiuderla.
Grazie a Mirko, linea allo studio. Grazie, allora permettetemi, io dissento su quello che ha detto il giornalista, anche tu Andrea. Dire, si sta arrabbiando. Ma ragazzi, ma le altre squadre, le vediamo che il campionato è questo, ma l'Inter che mi vince al 93esimo col Venezia in casa, ma che bisogna dirgli? Il calcio è questo. Il Milan ha perso lo Spezia. È inutile, il Milan ha perso con lo Spezia, vogliamo capire che non è facile per nessuno, soprattutto quando non ti fanno giocare. Il Napoli con la Lazio ha fatto una partita che forse negli ultimi 15 anni di una bellezza stratosferica, perché ha trovato una squadra anche che ti ha fatto giocare. Cioè, quando trovi queste squadre così? Ma allora il Milan allora non è, ha perso in casa con lo Spezia. Ieri al 90esimo perdeva col Venezia con giocatori del Covid che non sono partiti da Venezia. Capiamo che non è facile per nessuno. Oggi io mi sento di dire che il Napoli invece non mi ha deluso sotto il profilo della voglia del gioco, mi ha deluso in altre partite, per esempio come l'andata che ha vinto a Salerno. A Salerno ha vinto 1-0, ma il Napoli lì mi ha deluso. Certo. Oggi il primo tempo non mi ha deluso. Per adesso. 5 minuti, ha dato 5 minuti alla Salernitana, ha dato due ripartenze, di cui purtroppo una è andata bene perché c'è stato un errore, parliamoci chiaro, è stato un errore di Fabian che non ha marcato fino alla fine Bonazzoli, cioè c'è poco da fare. Giusto Diego? No, io sono d'accordo, se poi pensiamo che in un tempo non si può far giocare 5 minuti un'altra squadra, ci sono anche gli avversari, poi lì sul gol preso, se lo vogliamo analizzare, quello è un gol che un po' gliel'hai fatto fare, è un gol su una disattenzione, dentro la partita la puoi avere. Detto questo, perché un nostro telespettatore mi aveva detto una cosa, il gol non è colpa di Meret, però è questo che manca al ragazzo. Meret non è mai decisivo, non ti fa mai una parata che ti fa vincere una partita o ti fa tenere a galla una partita. Questa è la verità. Io purtroppo convengo con te, nel senso che spero sempre che Meret prima o poi. Perché spero sempre per il bene del Napoli. A me mi fa male dire una cosa, perché Meret è un portiere forte. Arturo, arriviamo da te. Finisci. È come il concetto della critica costruttiva, no? Io voglio un bene dell'anima a Mirko, forse uno dei colleghi a cui voglio veramente più bene. Però nel criticare il primo tempo del Napoli non mi ha motivato il motivo per cui il Napoli, ad esempio, è stato fortunato a fare il primo gol. Non è vero, il Napoli il primo gol l'ha cercato, e come costruito. Il Napoli ha giocato bene, come diceva il mister, forse nella gara d'andata contro la Salernitana gli si poteva muovere questa critica, adesso no. Poi la Salernitana fa una ripartenza, Bonazzoli l'ho detto, forse se ripetevano la stessa azione un minuto dopo quel gol non lo faceva, perché era anche difficile da farlo, oltre al fatto di essere stato perso da Fabian, e arriva il pareggio della Salernitana, e poi per fortuna sappiamo tutti del calcio di rigore e del fatto che Napoli si sia portato sul 2-1. Però non è una critica che posso condividere, perché su carta vedo cose diverse. Allora, prima di andare da Arturo, giusto volevo leggere, possesso palla, addirittura non è il 70, 78-8 del Napoli, duelli vinti 60-40, duelli aerei vinti, vabbè lasciamo stare, intercetti, cioè fuorigioco, corner 6-0, cioè di che stiamo parlando? Se vedo la mappa con gli infrarossi, praticamente c'è tutto rosso nella metà campo della Salernitana, cioè di che stiamo parlando? Parla sterile, perché appunto, è arrivato il suo ragazzo Fabian. Peppe, ci sarebbe da criticare se nel 78% di possesso palla hai tirato mezza volta in porta, certo. Allora chi se ne frega del 78%, ma mi sembra che oggi il Napoli abbia avuto il 78% almeno 3-4 volte, essere molto preciso, due gol li ha fatti, ragazzi, cioè un mister, attimo. Io ammetto la mia colpa, io la prima statistica che vedo della mia squadra è il possesso palla, ammetto la mia colpa, però posso darti un consiglio, è un problema mio. Allora guardala, è perfetta, è una cosa importante, vuole dire che tu c'è una squadra propositiva che tiene, giustamente va bene, ma se su questo 70% di possesso palla, 78, certo, non sei io tiro una volta solo, certo. Lo sai che ti dico, a me me ne frega niente, preferisco avere il 51% e essere pericoloso. Prima di andare da Arturo, tiri in porta, 13 del Napoli, 1 della Salernitana, cioè questo è importante. No, pensate che ha chiamato la famiglia di Meretta, proprio a Meretta, ma stai uguale oggi, perché non ti vediamo inquadrato. A dire oggi
oggi solo una volta, a dire oggi che il Napoli gli manca la cazzima, ragazzi, ma la cazzima, no. Ma voi la cazzima? No, però ne parlavamo prima. Aspetta, un po' in generale, un po' di cazzima agonistica. Prima di andare Arturo, vengo subito da te, però prima volevamo parlare di Mungiguerra. Noi parliamo di Mungiguerra perché continuiamo ad arricrearci, abbiamo il piacere di avere una delle eccellenze partenopee nell'arte pasticcera, pasticceria Franco Mungiguerra, l'originale polacca versana dal 1926, pensate, proprio quando è nato il Napoli. Siamo a 3 generazioni di maestri pasticceri. Vi ricordo le loro pasticcerie: si trovano ad Aversa in via Michelangelo Buonarroti 34 e a Caserta in via Giuseppe Maria Bosco 94. Che dire, noi ci siamo arricreati, adesso tocca a voi. Ecco, grazie andate. Mille a Franco Mungiguerra. Andate grazie. Ad Aversa, cioè, andateci, perché ci hanno veramente dei prodotti che, mamma mia, io perché lasciamo stare, io sto in cognome forma, lasciatemi perdere. Allora, Arturo, eccoci, sei assolato, alla fine verremo da te, l'assolato Arturo. Ti ha abbronzato solo a te. Ragazzi, io veramente ascoltavo le telefonate durante il finale del primo tempo, anche prima del gol di Mertens, no? E immaginavo in quale piazza può accadere una roba del genere, cioè, secondo me da nessuna parte, ancora di più dopo essere in vantaggio. Io non capisco il Napoli cosa... C'è una gara in cui fai l'80% di possesso, segni, probabilmente non ti danno rigore, prendi una ripartenza che ci può stare, perché poi sono stati anche bravi loro lì, fai poi comunque il 2-1 mettendo in evidenza le qualità di Elmas, perché quella giocata la devi fare. Io sento i commenti e veramente vado al manicomio, veramente. Io credo che poi così... non si farà mai bene del Napoli, e mi dispiace che poi c'è una parte anche di stampa che cavalca, no? Queste sensazioni così, certo, emotive, che poi non, se si guarda il calcio, bisogna parlare di calcio, ragazzi, basta con sta roba della cazzimma, della cattiveria, perché altrimenti prendiamo 11 ex pregiudicati, facciamo le squadre e vinciamo i campionati. No, non è così. No, un'altra cosa, Arturo, allora, vogliamo un'altra cosa. No, scusa Andrea, tieniti questa risposta, Nat. Facciamo tieniti questa risposta, Andrea. Allora, volevo però sentire altri tifosi. Sì, dici. Arturo, calmati, non parlare per luoghi comuni. Veramente non riusciamo più. Entra Insigne. Napoli-Salisburgo decise la Meret, ricordo la finale di Coppa Italia decise la Meret, rispondendo anche a Diego. In realtà non è così, però ormai è una moda questa, che è sempre colpa di Meret ultimamente a Napoli, e lo stiamo distruggendo. Spero che vada via, perché ormai è stato... È bruciato qua. Allora andiamo da alcuni tifosi, visto che i tifosi del nostro Napoli Club Parma, visto che c'è stato un pochettino, chiamiamola maretta, no? Nonostante abbiamo fatto 13 tiri in porti, se vabbè, in porta, e un solo abbiamo subito solamente una loro ripartenza, un tiro, un gol. Voi che ne pensate di questa partita, gli amici del Club Napoli Parma? Intanto è entrato Insigne. Al posto di Lozano. Purtroppo abbiamo sempre questa sfortuna che gli avversari fanno un tiro, a volte anche zero, però meno male che la partita l'abbiamo ripresa, ha segnato anche Gesù, quindi voglio dire, tanta roba, ecco. Finalmente gli hanno dato un gol a Gesù. Il terzo è andato bene, allora in attacco intanto la Salernitana. Quindi voi insomma siete d'accordo che è stata una buona prestazione quella del Napoli nel primo tempo? Certamente, solo Napoli. La Salernitana ha avuto l'episodio del gol, poi alla fine a livello di statistiche penso che non sia pari a zero quello che ha fatto la Salernitana. Assolutamente così. Siete arrivati, state facendo l'ape, lo fate adesso l'ape o dopo? Lo facciamo dopo l'ape, figa! Vabbè, bestia, allora ragazzi, ci si vede dopo per l'ape a Palma. Senti una cosa, voglio dirvi: c'è qualcuno del club con la R moscia? No, fortunatamente no. Ecco, perché a Parma ce ne sono tantissimi con la R moscia. Quasi tutti. Allora, grazie, ci vediamo alla fine della partita. È in attacco il Napoli, calcio d'angolo per il Napoli. Grazie agli amici del Club Napoli Parma. Forza Napoli, a tra poco.
Beh, è il mister che tenesse la cosa. Scusami, te l'ho lasciata in canna. A 40 minuti. Vorrei far capire, calcio d'angolo di Napoli, vai. Anch'io uso questa frase che mi piace tanto, la cazzimma, no? Ma intendiamo bene che cosa vuol dire cazzimma. Cioè, voglio dire, se noi nella cazzimma intendiamo il giocatore tipo la Gattuso, il Napoli non ce l'ha perché per concetto suo non ce l'ha. Perché tu non puoi far diventare, come si chiama, Fabian Ruiz, Zilisco. Tira! Allora, balla di Anna. Balla tu, Anna. Dai, contenta perché ti no, è finita. È finita, è un poco poco, ya. Poco poco, poco poco, poco poco, ya. Scusa, poco poco, ya. Poco poco, ya. Poco. Poco poco, ya. Poco poco, ya. 3-1. Mi fa finire. Certo che ti faccio. Scusami, mister, lo sai. Il gol è fondamentale. Io non so neanche se è un autorete o meno. Riguardiamo un attimo, poi. Rachman. Aspetta, riguardiamo un attimo. Rachmanissimo. Voglio dire, no? Voglio dire, dici. Finisco il discorso bello, sulla cazzimma. Bello. La cazzimma di questo Napoli non la va dalla ricerca del Gattuso, del giocatore, cioè, se che non ce lo ha quel tipo di giocatore il Napoli. Il Napoli ha i giocatori tecnici, che per me la cazzimma del Napoli è quella di avere un'intensità di gioco e reagire sempre alle avversità con il gioco, perché io non posso far diventare i lottatori o incontristi gente che sa giocare a calcio bene come sa giocare il Napoli. Quindi per me la cazzimma è questa, che appena ha preso il gol del pareggio gli ha fatto già due gol sul 3-1 contro una squadra che gioca dietro. Ripeto, adesso sono convinto che le telefonate sono tutte il Napoli e la cazzimma. Non è così, si giudica alla fine, e il Napoli oggi, ve lo dico, sta facendo un'ottima partita contro una squadra che è chiusa e che comunque te la devi giocare, perché ieri ci sono stati dei risultati che, attenzione, lo Spezia ha vinto a Milano, ma allora com'è, pure gli altri? No, ma ecco perché mi arrabbio. Giusto per giustificare, tra virgolette, la telefonata di prima del tifoso che si è lamentato, attenzione, sulla cazzimma, nel senso, il tifoso si è lamentato soprattutto perché 1-0 a Napoli con la Salernitana, ti distrai e prendi gol. Non lo devi fare. Ho capito, ragazzi. No, non lo devi un fare. Errore. Un errore. Non lo devi fare. No, perché se no è facile. Però, fai gol. Ma secondo me, la lettura. Io capisco pure a quello che ha telefonato. Però, Salvatore, a un certo secondo punto. Me, la lettura è diversa. Perché quello inteso io. Il tifoso bravo, stanco di arrivare sempre secondo. Quello inteso io. Beh, chiaro. Il problema è quello lì. Inteso io, perché se no tendiamo a giustificare, vabbè, ci si può non distrarre. Non vi accavallate. Cattivi, hai fatto 1-0, non ti ha distrarre, perché in attacco ancora il quello Napoli, intendo io. Ragazzi, con Mario Rui sulla la sinistra. Partita di calcio anche con la squadra più scarsa che c'è, gli vuoi dare 5 minuti che fa un'azione, e se in quell'azione sei sfortunato o meno bravo o perché una disattenzione hai preso gol, ci sta nel calcio. L'importante è che tu inizi al secondo tempo stai 3-1 e stai comandando la partita. Il problema è proprio quello, bisogna attendere e aspettare un attimo. Allora, Peppe ti ha letto una statistica, no? 12 tiri contro 1, il Napoli fa due gol e la Salernitana 2-1, sì. Sì, però per questo ti dico. Però non è la prima volta che leggiamo statistiche del Napoli, 20 tiri a 1 e la partita finisce 1-1. Però aspetta, c'è partita e partita. E allora, se tu sei, tra virgolette, un addetto ai lavori, devi anche fare delle critiche costruttive. Attenzione. E devi motivarle in un certo modo. Se vedi questo tipo di partita più rigore. Statistiche, rigore per il Napoli. Rigore. Fallo di mano. Allora. Espulso! Secondo. Ma vogliamo leggere come stanno, sì, come vedono la partita i tifosi della Salernitana? Siate professionali, l'arbitro vi sta portando con la mano a vincere la partita. Rigore assurdo, ora gli arbitri sono buoni? Dai, cioè, vi voglio bene, ma per amor del cielo, io ho tanti amici a Salerno, ma anche tifosi della Salernitana, ho visto tante partite con loro. C'è un altro che dice, voglio ricordare, ci mancano 13 giocatori nella Salernitana. Ma per amor di Dio, avete ragione. Che partita stanno? No, avete ragione, vi mancano. Avete ragione che vi mancano. Io il Napoli lo critico nella partita di andata che ha vinto 1-0, lì lo critico, che è mancata la voglia di vincere, l'entusiasmo. Lo batte? Quello io voglio.
voglio dire, c'è non questo di oggi, capite che se poi giudichiamo solo che abbiamo vinto per un autogol era un altro discorso. Allora, il braccio era largo, mi è piaciuta la grinta di Insigne quando è stato detto calcio di rigore, perché si vede che questo ragazzo confermato, vuole, confermato, ha alzato il braccio così. Era confermato così, il rigore, ha preso col gomito, dai. Insigne vuole fare bene, Insigne si è arrabbiato tantissimo perché non era il momento giusto per il suo infortunio e quindi vuole veramente lasciare il segno. Stavolta sul dischetto ci va Insigne, mi sembra, giusto? Quindi Insigne, c'è che è finito, rigore per procurato Napoli, lui, quindi procurato sta, da Insigne e lo batte Insigne, Belec prova in mister, non mi dire queste cose, no. Tu sei il rigorista. Ho pensato la stessa cosa, mister. Ho pensato la stessa cosa del mister. Tu sei rigorista di Energia Azzurra, se mi dici questa cosa mi metto ragazzi, paura. No, non diciamo niente, guarda, ragazzi, basta. Rigore, tanto io noi ci abbiamo, ce l'ho, capite già prima. Lorenzo, sentite a me, guardate sotto, capite prima. Allora, Insigne sul dischetto. Allora, prende una bella fiatata. Ecco. Ok. E andiamo. Invece questa volta Insigne incrocia. Il Napoli sta giocando male, 4-1 al 50esimo, l'Inter vince al 92esimo con Dzeko, ha fatto una gran partita. Certo, certo. Oh, ma nessuno vuole ballare con te, Turco. No, è solo nessuno vuole ballare con te. Il Turco prima l'ha invitata ad un valzer. Una donna. C'è da dire, c'è da dire una cosa, se c'è una cosa che non manca a questo ragazzo è il coraggio. Ah no, no, sicuramente. Ma Turco, grazie Diego. Grazie Diego. Mi caricano queste tue parole. Allora, allora Insigne incrocia invece, incrocia e comunque Belec da una parte, palla da un'altra, siamo 4-1 e andiamo. Allora, una cosa, apro una parentesi, poi do la partita, la parola ad Andrea. Allora, l'amico prima da Salerno non fa di fenomeni. Allora, sul discorso delle assenze, stai parlando con una squadra che praticamente tra Coppa d'Africa e Covid si è fatta quasi due mesi, dove eravamo proprio a pezzi. E ci sta, purtroppo è un campionato così, sappiamo benissimo quali sono i vostri problemi, per amor del cielo, ma stiamo al 50esimo, dire che è una partita dove siamo aiutati dagli arbitri, perdonami, stai vedendo un'altra partita, perché io ti dico che nella gestione pure dei cartellini iniziali avete fatto una serie di falli che non sono stati sanzionati, poi hai iniziato a tirare fuori i cartellini. Dico solo che secondo me bisogna essere sportivi, come tentiamo in questa platea, perché sono io il primo sempre che a volte quando diciamo delle cose un po' eccessive tiro le redini. Posso dire una cosa sulla Salernitana? Perché io credo che il vero problema della Salernitana, e lo dico tra l'altro con estremo rammarico, sia stato un presidente che non voleva vendere la squadra e che l'ha fatta partire in Serie A senza un progetto. Ecco, meno male che è arrivato un grande imprenditore come Iervolino, che ha preso questa squadra, ci ha messo Sabatini, sta facendo mercato e sta provando a ripartire già adesso, perché sarebbe stato facile dire ok, questa stagione è andata, riparto l'anno prossimo. No, lo sta facendo da adesso per giocarsi tutte le sue carte, quindi complimenti alla nuova proprietà, complimenti a chi ci sta mettendo la faccia, e quindi sicuramente noi abbracciamo tutte le squadre della Campania, perché se il Benevento fa bene, se la Salernitana fa bene, almeno io personalmente mi sento di dire questo, se l'Avellino fa bene io sono estremamente contenta, quindi speriamo che questa possa essere una stagione di costruzione, perché no, anche di salvezza, e speriamo che le cose possano andare meglio. Però se poi parliamo di questa partita in particolare, come diceva Peppe, non mi sembra che l'arbitro stia favorendo una squadra piuttosto che un'altra. È una squadra con estrema difficoltà che è la Salernitana. Allora, abbiamo rivisto il fallo, voi che siete esperti di regolamento, la palla va prima sul costato e poi dal costato va sul gomito. Dire che però quando è costato gomito, mi sa che non dovrebbe essere fallo. Lo sai che questo lo dobbiamo dire, vista da questa angolazione che prende prima qua, io il rigore ho i miei dubbi che ci fosse. Ma io lo sto dicendo. Così non è fallo. Io lo sto dicendo, cioè il hanno fatto il check, hanno fatto anche il check, sinceramente. Nel momento in cui il primo tocco non è col braccio, ma è stato prima col costato e poi sul gomito, è chiaro che c'è il gomito largo, però sta facendo un movimento dove non può manco tagliarselo col braccio. Comunque, alla fine, purtroppo le chiacchiere stanno a zero, nel bene e nel male. La situazione per adesso è di Napoli 4 Salernitana 1. Sulla Salernitana, allora io conosco bene il pubblico salernitano e ci mette veramente il cuore. Io credo che la Salernitana non abbia le carte in regola per così senza rinforzarsi per poter fare un miracolo. Adesso con Walter Sabatini e la proprietà nuova, io credo che può veramente, perché poi con i tre punti, oh, con i tre punti
se tu prendi un bel filotto e riesci a avere la fortuna e la bravura di quei 4-5 giocatori di rinforzarsi, guarda che si può fare, però adesso bisogna lavorare così. Certamente questa squadra, al di là di oggi che gli mancano tutti questi giocatori e quindi era quasi impensabile un miracolo, ma al di là di questo, anche con la squadra titolare, la Salernitana ha fatto fatica, perché se prendi 49 gol e sei ultima, peggior attacco e peggior difesa, lì non c'entra troppo il Covid, no? C'entra che la rosa è quella che è e gli allenatori fanno i salti mortali. Ma lo può fare se hanno un po' di fiducia, si rinforzano bene, se la può giocare. Poi non so quello che sarà la fine, l'importante è capire che così la Salernitana non si può salvare. Tutto qua. Mister, c'è un messaggio proprio per lei in questo istante. Sì. Due rigori inesistenti, caro mister Agostinelli, è bello vincere facile. Ma io posso dire una cosa, ma io non sono del fallo, no. Della Salernitana, del fallo. Milan, del... sto guardando, ho detto adesso proprio un attimo che forse questo rigore era assolutamente, ha toccato prima qua e poi se il regolamento mi dice altre cose, ma mi sembra che ci poteva anche non stare o no, Peppe, eravamo d'accordo. No, abbiamo detto, questo, no? Cioè il secondo rigore ci mancherebbe. Sì. E quindi non so, cioè non ho nessun interesse a quello che vedo, dato che sono chiamato per fare il professionista, di dire una cosa per un'altra quando non mi interessa. No, beh, vincere facile. No, perché senza il secondo rigore loro erano in partita. Infatti, cioè, stiamo parlando, siamo 4-1. Ma dirti una cosa? Certo. Io feci un'intervista prima della partita d'andata e sono stato, ti dico, insultato, social, non hai idea, è stata una caccia all'uomo. Io semplicemente dissi, per me non è un derby, è un derby territoriale, ma a livello di storia per me non è un derby. Mm. Però a prescindere da questo, il consiglio che voglio dare è che in Serie A non si giocano due partite l'anno contro il Napoli, si giocano tutte le partite. Come dovrebbero giocarle. Come hanno giocato col sangue all'occhio nell'andata. Perché non le ho viste. Io ho visto la partita con l'Empoli e ho visto la partita della Salernitana contro altre squadre. Non hanno giocato come hanno giocato. Però è trovare sempre il pelo dell'uovo. Come per esempio adesso mi scrivo. Però non hai nominato la Juve Stabia, la Paganese, signori. Allora adesso dire siamo tifosi della Campania vuol dire tutta la Campania. Perdonatemi se non nomino, non no, so. Ma anche perché la Cavese, perdonami, dico tutti, allora. Anche perché una persona con un briciolo di cervello capisce che il mio non era un insulto, era semplicemente dire il derby è territoriale perché è a 50 km da Napoli, ma come storia non me lo sento. No, assolutamente derby. No, è giusto così. Peppe, io sto ricevendo tantissimi messaggi da tifosi salernitani che ci stanno criticando. Io voglio ricordare ai tifosi salernitani, ho il piacere di fare questa trasmissione da ben 3 anni con i miei colleghi e noi siamo sempre stati contenti e orgogliosi che più squadre campane facessero parte della Serie A, stiamo parlando della Salernitana, del Benevento, ricordi Yolanda, l'abbiamo sempre detto, quindi ci state massacrando di insulti, e però vi vogliamo dire che noi di Energia Azzurra siamo super contenti che, di avere più squadre possibili campane in Serie A. Assolutamente. Abbiamo anche Arturo, un amico al telefono. Sì, di Arturo, poi andiamo al telefono. Okay. Dici Arturo. Perché ovviamente avete il monitor lontano. Del labiale di Insigne dopo il gol. Sì, bravo Arturo, vero? Insigne dice ti amo e ti amerò sempre e si tocca la maglia e indica lo stemma del Napoli. Però Arturo, capisci che vai al manicomio con ste robe, allora a questo punto cioè dillo che il Napoli non vuole, cioè io vado un po' al manicomio. Se l'ha detto, ti amerò per sempre, se va dall'altra parte che gli danno più soldi e i soldi non l'avrebbe mai presi, basta. Secondo me è più una cosa più velata. Poi secondo me una storia può finire, certo. Anche perché ci si ritrova in un momento storico particolare per entrambi, okay. Ma secondo me ecco, il finale non deve mettere in discussione tutto il percorso, perché certo. Altrimenti fare un torto a Insigne e anche al Napoli. Certo, assolutamente. Napoli ancora in attacco, ricordiamo la Salernitana in 10 per una espulsione dopo il fallo di mano decretata per il fallo appunto di mano del giocatore nell'occasione del secondo rigore per il Napoli. Abbiamo rivisto, la palla toccava prima il costato e poi comunque il gomito. Dai.
No, appunto, io comunque per chiudere la cosa, non dico questa, dirlo, dai, noi siamo qua, siamo tifosi del Napoli, io credo che se ci fosse la trasmissione equivalente a Salerno direbbero peste e corna ovviamente, quindi cioè, alla fine è inutile che ci nascondiamo di rondire e facciamo i finti moralisti eccetera, qua parliamo del Napoli, è normale che tiriamo acqua al nostro mulino, tentiamo di essere anche abbastanza sportivi, però io i fuochi d'artificio quando il Napoli uscì con il Chelsea in Champions non me li dimentico. Appunto. No, ma allora, poi ricordiamo anche qualche episodio negativo tra le due tifoserie, quella Salernitana è sempre stata un po' più aggressiva. Siamo così. Sentiamo un attimo gli amici di Energas che ci hanno sempre da darci la carica. Sentiamo. Poi. Allora, visto che ti lamenti, ring stand, però tu che parli, invece di fare tutte queste cose, scusate se vi impallo, ti posso dire una cosa, vai a fare rifornimento alla Energas e può darsi che lo vinci, no? Cioè che tu fai tutte queste storie, ce l'hai una macchina. E allora? No, per questo, come va? Allora, intanto abbiamo dei cambi. Esce Fabian Ruiz, entra Politano, esce Mertens, entra Osimhen. Anche tatticamente cambia il Napoli, perché sì. Zielinski si abbassa vicino allo Botka e lascia i tre quarti Insigne, Elmas e Politano alle spalle. E dà minutaggio importantissima. Osimhen che serve 25 minuti, assolutamente importante. Poi come Ciruzzo, Mertens, come ricordava Yolanda, insomma 28esima squadra a cui in realtà un grande ospite di d'Italia l'ha detto, sì, appunto, cioè ci ha dato una ripetizione al quadrato. Allora vediamo se c'è gente ancora esacerbata oppure se si sono calmati e si rendono conto che è sempre un gioco del pallone. Stai rivedendoli. Ah, guarda, scusami Yolanda, dalla provincia di Salerno, siete bravi, è la prima volta che vi guardo, ma siete molto bravi. Forza Napoli, Francesco da Sessa Cilento. Ecco, ciao Francesco, grazie. Ciao Francesco, il Cilento io lo adoro. Ma che grande regione, anche perché ci ho passato Osimhen! Passato l'infanzia. Mi sono saluto al Cilento. Vedere gli episodi e oggettivamente anche dai fermi immagine il secondo rigore non c'è. Il primo sì, il primo sì. Allora il primo prima c'era un paio di falli, da vedere, ecco, c'è da vedere la famosa entità, bravissimo, che io impazzisco su sta roba, l'entità del tocco, perché l'entità del tocco dicono che sia dell'arbitro e che il VAR non potrebbe intervenire per l'entità del tocco. Vabbè, in questo caso cambia tutto, interviene allora l'arbitro. Diciamo che Elmas è caduto, chi è stata è stata, entità o entità è caduto, e Minervini dimmi tu, comprendete che poi si inaspriscono i toni tra tifoserie per la mancanza di chiarezza sui regolamenti, o no Arturo, scusami, dice Arturo, il primo rigore lo fischia l'arbitro e fa benissimo, cioè l'arbitro lo valuta, sta dietro, l'intensità non è assolutamente un evidente errore, perché la trattenuta c'è, la maglia di Elmas si allunga, e quel tipo di valutazione è dell'arbitro, non è del VAR, perché c'è, è qualcosa che esiste di tangibile, c'è la trattenuta, l'arbitro valuta l'entità in quel momento, per lui è dannosa per Elmas e quindi fischia secondo me giustamente il rigore. Il secondo rigore per me non c'è, lo dico clamorosamente, è stato un errore abbastanza colossale, anche molto penalizzante, perché poi va a dare il secondo e allora per questo diciamo, se nel primo non può intervenire il VAR perché l'entità è dell'arbitro, nel secondo il secondo l'ha dato il VAR. No, l'ha confermato il VAR. Sempre limite, perché poi fanno quello che vogliono, però tecnicamente dovrebbe essere giusto il percorso che ha fatto Pairetto. Per me il rigore c'è, il primo. Il secondo io non capisco lì. Ecco, le immagini c'ha il VAR, per questo dico. Il fatto che la palla tocchi prima il costato e poi non è in senso assoluto assolutoria, perché Peiseli ha comunque il braccio molto largo. È una valutazione che l'arbitro fa, per me sbagliata, però il fatto che tocchi un'altra parte del corpo col nuovo regolamento non è in senso assoluto discriminante, anche perché l'hanno visto anche loro che la palla tocca un'altra parte del corpo. Nonostante quello, evidentemente per loro Veseli ha un approccio col corpo a quella giocata sbagliato, irresponsabile. Che vado al manico. Fa un movimento innaturale.
Esatto. Però così vanno un po' tutti al manicomio, scusatemi, ma non è che... Ecco, purtroppo, purtroppo... Sono anni che andiamo al manicomio. Possiamo parlare anche di tecnica? Parliamo anche di tecnica e noi ti teniamo qua apposta. Volevo rimarcare ancora una volta il rendimento della coppia dei due centrali del Napoli, che oggi hanno fatto un gol a testa, ma che forse nessuno si aspettavano, diciamo, dall'inizio della... Anzi, Juan Jesus era venuto perché... Avanzava, lo conosce Spalletti. E Rachmani invece era la riserva di Manolas e cose. Sono stati veramente di continuità. Insomma, voglio dire, in questo momento che Koulibaly è il più forte giocatore in assoluto che può avere per me il Napoli, adesso non dico che non si sente perché non vedi l'ora che rientra, però loro due hanno fatto una grande parte. Hanno trovato un'ottima intesa anche sicuramente. Cioè, poi io credo che un'altra capacità che gli vado ad imputare a Juan Jesus è l'aggreganza, cioè questo fatto che è uno anche su le cose che posta sui social. È componente per la squadra, cioè è una persona, secondo me aveva bisogno di riscatto, perché poi è stato anche polemico giustamente lui quando ha fatto un tweet un pochettino contro la Roma dicendo non mi vedeva nessuno, meno male, insomma almeno qua mi hanno visto, perché alla Roma alla fine l'hanno dato per una cassa di birra Invece qua no, è anche un po' leato. È andato in scadenza. Appunto, senza rinnovargli il contratto, è comunque un signor centrale alla fine. Un esterno volendo, ragazzi, a giocare la difesa a tre. Ragazzi, Koulibaly rientra e gioca titolare perché Koulibaly. Certo. C'ha lo status di Koulibaly, se no si andava avanti con questa coppia. Non c'è dubbio, sì, assolutamente. E non sono nemmeno certa che con Spalletti campi di rendita, cioè nel senso, sei Koulibaly, per questo scendi in campo, però attenzione, giocatela bene, cioè giocherà bene sicuramente. Però, no, aspetta, però... che è successo a tu che fai con la mano così? Stavo avendo una comunicazione tecnica con la regia. Ci siamo allora preoccupati. Vi state facendo un programma a parte, ditecelo se vi stiamo disturbando. Ce lo dite? No. Nel dubbio, leve da sotto solo. Hai visto Arturo come ci ha aiutato prima? Dell'Icardi è il figlio di Dell'Icardi. Figlio d'arte. Perfetto. In realtà Arturo ha una comunicazione con la sala VAR, non con la regia. Infatti, prima sapeva interpretare bene gli episodi. Va bene. Allora, siamo andati vicino al quinto gol, intanto si sta riscaldando Simi. A me sembrava più si stesse guardando la partita. La partita, sì, però appunto era un riscaldamento, diciamo, statico. Quanto un pochettino mi aspettavo di più, mi rendo conto che ha avuto tanti problemi. Simi. Da Simi? Da questo Simi. Lo so. Sembrava che dovesse spaccare tutto. Il vero talento della coppia d'attacco del Cordone che ha vinto il campionato in B due anni fa. Era Messias. Più che lui, Simi. No, in Serie B Simi è stato capocannoniere, se non sbaglio ha fatto più di 20 gol, però Messias era quello... Con Giovannino? Assolutamente sì. Ma devo dire anche perché, insomma, a sentire alcuni dirigenti del Milan sembra sia veramente forte questo Messias. C'è bisogno di dirigendo un Milan, lo sappiamo anche noi. Cioè... Certo, vabbè. Poi... Pegamosi dirigendo un Milan. Parliamo di Messias. Lo so. Perché la sua storia è bella. Che fino a 24 anni... è stato al Gozzano in Serie C e ha fatto assolutamente bellissima per questo. Allora, continua il Napoli in attacco, adesso purtroppo non si è chiuso un bellissimo triangolo per l'uscita di Belec. Allora, io direi veramente che siamo al 72esimo, partita in controllo si può dire, no? Non è che non succede nulla. Quasi chiusa. Salernitana in 10 che più praticamente... Grazie al rigore del 4-1. Più di questo non poteva fare, dai, onestamente. No, devo dire che ha avuto i suoi 5 minuti di gloria e poi dopo punto, insomma, perché siamo riusciti a riprenderla, ma insomma comunque il piglio del Napoli c'era, insomma, anche perché continuano adesso a difendere invece che in 6, in 5 dietro, è una linea 5-3, è un 5-3-1 praticamente. E lo facevano in 11. Lo facevano in 11, adesso in 10, quindi è abbastanza normale. È il fraseggio appunto del Napoli che prova per vie centrali. Tiraci Osimhen, tira! Osimhen, che controllo! Deviazione, angolo. Prova ancora Osimhen. Diciamo che queste non sono le azioni tipiche di Osimhen, insomma. No. Tra un po' ci sarà qualche altro cambio, secondo me. E andiamo al telefono, dai, sentiamo qualche amico. Salutiamo Jack, ciao, sei in diretta.
Jack, ci sei? Pronto? Jack? No, va bene, no, stavo aspettando da Jack, hai ragione, Jack, Jack Caruto praticamente, Chip, da. Chip. Allora, ancora palla in possesso del Napoli. Qualcuno si è messo il giubbino? Sì, sul chip. Questa cosa che ho detto di Jack? No, no, sul chip te lo dico io. Ah, sulla tua? Non era sul Jack. Allora, in attacco ancora il Napoli, palla in mezzo, viene buttata fuori i difensori della Salernitana, un po' di confusione, riesce a spazzare poi Belec. L'aria. La Samp, tu di chi? Vuoi sapere della Samp? Sì, stavano 0 e 0. Mi collego, La Sampdoria era 0-0 alla fine del primo tempo. Sentiamo chi c'è al telefono. Salutiamo Nico, ciao, sei in diretta. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera Nico. Spezia 1-0, allora, vince lo Spezia. Per fortuna, vabbè, il pomeriggio si è messo bene. No, volevo soltanto insomma sottolineare un po' quelle che sono i malumori dei salernitani, che purtroppo, diciamo, la stragrande, ma non parlo di tutta la tifoseria sicuramente, ma c'è una bella fetta insomma che ce l'ha a morte contro il Napoli. Mi rendo conto che probabilmente si tratta di un complesso di inferiorità, perché chiaramente non abbiamo mai avuto a che fare con la Salernitana calcisticamente, quindi forse loro si sentono coinvolti, cercano di mettersi in mostra. Penso che solo con l'Avellino abbiamo avuto un vero derby che insomma che può essere definito tale. Poi volevo play-off, dare certo. Esattamente, ragione a Diego, insomma, che fondamentalmente nessuno lo sente questo derby, quindi dispiace per loro, però meglio così, meglio che tornino a fare un po' la loro categoria di riferimento. E per il resto forza Napoli, un saluto a tutti. Grazie di aver chiamato. Forza. Arturo, che c'è che ti vedo ogni tanto col ditino, che è? Era per lo Spezia, poi ha aggiornato Salvatore, ecco. Spezia ha bloccato la gara e anche ragazzi, il 10, la Samp, una situazione veramente tragica. Ragazzi, lo Spezia dopo che ha vinto contro il Napoli con un tiro in porta. Che dicono che Thiago Motta deve andare via. Appunto, da quando l'ho detto, lo Spezia è Champions. Si alzerà la mattina, sarà contento. Lo Spezia è Champions League, attenzione, lo Spezia, già si parla di Champions. Ragazzi. Sto leggendo un po' di commenti su Insigne, sì? Perché sì? Insomma, dopo la sua dichiarazione d'amore, dopo il gol, c'è un po' si divide la tifoseria, no? La solita storia su Insigne. C'è chi dice però te ne vai al Toronto perché questo gesto è ipocrita. Perché non fai come Merte? Ma io veramente, cioè, io provo ad interpretare le parole di Insigne, però perché criticare un gesto? Cioè, questo è quello che non capisco in realtà. Perché provare a interpretare sì, cioè cercare di capire, come Yolanda, dicevo prima, ma può essere polemico. Secondo me io ti posso qualcosa rispondere su questo. Vai, no, anzi, perché devi. Secondo me ci sono tante persone che non sono obiettive. La maggior parte delle persone che critica Insigne cambierebbe lavoro per 50 euro in più. Scusami, ridimmi questa cosa. Andiamo a sentire, vi sento un po' delicato, insomma, avete bisogno di qualche delucidazione in più. Chiamate 800-821-822. Scusatemi se mi sono distratto. Senza che vai a Toronto praticamente. No, puoi andare qua. Giustamente c'era un signore, ecco, un signore che mi ha mandato un WhatsApp. Ditegli a Peppe che non ha messo i soldi dei 4 euro. Voglio dire, ma come sono attenti? Del 4, voglio dire che li avevo messo su, al di là che l'ho messi, ho messo su proprio perché avanzo 2 euro da qua sopra e non ce li ho spiccioli. Quindi stanno qua, già c'è su il 5 pronto e a differenza verso. Una cosa, dimmi. C'è un'amica che mi scrive sempre, sì, la signora Giuseppe, che io saluto, che mi dice sempre ma solo Peppe Quintale mette i soldi, solo Peppe ragione. Ha ragione, ragazzi, no, dobbiamo partecipare. Diego ha messo 5, Diego ha messo 5. Io ricordo che metto direttamente le vincite, faccio, lo sai, va bene, ma come volete, l'altra volta. Io metto 150 euro. Io dico sempre una cosa. Poi ha già messo 30 euro, ti scordavo. Io dico sempre una cosa. Mi ricordo proprio. E beneficenza, ognuno basta che la fa nella misura in cui vuole, se non la fate qua la fa nell'altra parte. Ma ne ha ammazzato, non bisogna assolutamente né andare a costringere nessuno, né ognuno fa quello che può, ma sì, e quando però pure, guarda, sei, ogni tanto guarda, sembra a caso fatto. Guarda pure l'altra curva. A me sembra che secondo disponibilità anche qui siano arrivati degli interventi importanti. Noi non abbiamo visto. Guarda. Non hai visto? Allora per favore regia, mi porti il portafogli, regia. Porti il portafogli, quello che ho dentro quello. Vai, allora, vai regia. Entra Simi. Allora esce Bonazzoli, entra Simi, mentre precedentemente c'è stato un doppio cambio nelle file del Napoli, sono usciti Di Lorenzo e Mario Rui per Zanoli e Gulam. La borsa è in corridoio, regia. No, perché urlano dal corridoio Arostà, c'è la borsa. C'è una borsa con delle catene. Una borsa.
Intanto è un evento borsa. Che è uscito Di Lorenzo. Sì, è un evento. È stato divertente. Bel 10 minuti di pausa. Meritati. Spalletti rideva perché rideva per averlo tirato fuori. Guarda la regia. Sta arrivando. Molto sobria. Allora, giusto questo. Adoro. Non ti preoccupare, vabbè. Allora. Adoro. Ma attacco motori. Pure aperta, pure aperta. Allora, questa è una borsa invernale che tiene in catena. Allora, non a caso c'ho le catene. Appunto, una borsa invernale. Allora. Voglio capire che c'è Rocca Raso. Voglio capire che ci sia un po' di paura che te la scippano, ma la catena attorno al così mi pare esagerato. Attenzione tutti, che qua vediamo quello che c'è dentro. Si mette mano portafoglio per la benefica. Fermi aspettiamo. Tutti. Ce ne stanno. Ragazzi, ne sono 20. Signori. Ragazzi. E allora proprio per rispondere al buon turco mi appropingo. Quello vale per le è troppo però. Attenzione, ti appropingo per favore. Signori, 20 e questo. Signor turco? Un euro a puntata fatti. Okay. Ma per favore, signor 20 turco, euro. Si vergogni. Beneficenza, grazie Yolanda. Devo fare un momento storico. Si vergogni, signor turco, si vergogni. E soprattutto non c'è più niente, vorrei fare. Il figlio del regista è inutile, ma agresimo lo creaturo non è pigliacca. È inutile, ti pago il mago io, va bene per il bambino? Ok, a posto così, eh? Grazie Yolanda. Grazie. Che Dio chi per lui te ne renda. No, adoro conto. Le catene, veramente. Sembrava fatto apposta che nella puntata in cui sono stati messi 20 euro. Allora, siamo nel corso dell'81esimo. Ogni tanto mette la lingua a folle. 81esimo, la situazione 4-1. No, dimmi, Andrea. Partita oramai in discesa. Una partita dopo il 3-1. In controllo, dai. Sì, c'è sì. Più. Tra l'altro Lorenzo Insigne raggiunge Diego Armando Maradona a quota 115, quindi terzo marcatore di sempre nella storia. Sono finiti i cambi per il Napoli. Non mi fa morire, no. Uno ci scrive, contenti che il Napoli ha vinto? Sì. Pare? Sì, siamo contentissimi, siamo molto contenti. Questo gol è importante per la carriera di un giocatore come certo. Insigne, perché non giocherà più nel Napoli. Magari sai, questo aver raggiunto Diego Armando Maradona... Terzo, ragazzi. È importante per lui. Di Lorenzo è preoccupato perché Spalletti gli ha detto non da lontana potresti rientrare. Cioè, capito? Cioè, da bene che gioca. Vado a memoria, ha fatto due slot di cambi il Napoli, giusto? Due, sì. Okay, quindi c'ha l'ultimo? Sì, c'ha l'ultimo. Ne ha ancora un altro, ma non mi chiedono, Insigne che è entrato a fare per il rigore? Non capisco la sostituzione con Lozano, forse si è infortunato? Michele dalla Spagna. Ha deciso di dare minutaggio ad Insigne in questa partita. No. Tira! Paratona! No, perché ancora Zielinski al secondo tentativo. Paratona. Fino a che Insigne sta nel Napoli, Spalletti vuole dimostrare a tutti che finché sta nella rosa viene preso in considerazione come qualsiasi altro giocatore. Poi è giusto che in una partita come questa gli dai minutaggio, no? È anche giusto. No, ma un Insigne così. Cioè. Anche perché il primo tempo di Lozano non era stato un grande primo tempo. Sì, quindi. Assolutamente. Allora, io vi ho interrotto prima quando stavate parlando di una cosa, hai detto di 50 euro. Non volevo, ti ho interrotto che hai detto per 50 euro. No, sulle euro. Critiche che ci sono state sui social. No, la maggior parte dei tifosi che criticano Insigne cambierebbero lavoro per 50 euro in più. Ecco, no. Ma la domanda è chi è che oggi non lo cagna sul lavoro con 50 euro? Ma, vista la crisi, dico. Lo sai che cos'è, Diego? Io l'ho detto, io che ho una visione romantica del calcio, è naturale che tu hai una visione giustamente più pragmatica, no? Perché dici perché mi vuoi dare il 40% di quello che prendo, perché poi fondamentalmente è anche questo, numero. E non mi rinnovi a cifre che sono adeguate per quella che è la mia immagine, il mio rendimento e quant'altro. E tutto questo è giusto, però è naturale che una romantica del calcio, un tifoso dice, anche se di me fino adesso hai guadagnato tanto, per favore resta. Poi c'è la scelta razionale che ti fa andare al Toronto, però allo stesso tempo una cosa, come dicevo prima, è interpretare magari un gesto d'amore e d'affetto verso la maglia, è una cosa è criticarlo. No, forse senza per favore. Per favore no, nel senso ci fa piacere che resti, però io sono sempre sì o no anche con per favore dai, perché ci sta, perché stanno facendo notare che il Napoli sta giocando con il lutto al braccio, noi richiederemo e non lo vediamo noi. Lo Botta che al primo tempo non ce l'aveva. Insigne ce l'ha il lutto al braccio e quindi lo indossa solo il capitano il lutto al braccio. Non so, sembra la fascia nera, ma non la vediamo noi. Una persona me l'ha scritto e ci tenevo. Noi chiediamo scusa se non ce ne siamo ok, però anche su quella di Gulam si vede una fascia molto sottile. Perché la maglia adesso. È scura, la fascia è scura, quindi non si vede notava. Bene. Minervini vuole dire qualcosa. Sì. Ci conferma che la fascia c'è. Era un pollice alto. Ok. E perché non ce l'ha detto adesso qui? Zanoli ce l'ha, per esempio. Sì, però prima non si
si vedeva, ragazzi. No, o allora, l'hanno messa tra il primo e il secondo tempo. Noi siamo stati sfortunati a beccare. Noi abbiamo visto alcune maglie vogliamo che non dire si vedeva. L'ultima su Insigne, la nostra idea su Insigne. Io reputo sempre che il 70% è stato per un discorso economico, il 30% è perché la società ha ritenuto Insigne non indispensabile a quelle cifre per un nuovo progetto, insieme all'allenatore. Per me è anche un discorso tecnico, perché se questo discorso lo trasferiamo su Koulibaly, stai tranquillo che l'allenatore su Koulibaly non fa sconti, nel senso lo certo. Devo prendere per forza. Per me è anche un discorso tecnico, tutto qua. Allora, io personalmente per non quello che posso... penso io. No, certo, io per quello, è un discorso mio, per quello che discorso... penso io, cioè oramai abbandonata l'idea romantica del calcio, perché sì, oramai sì. È un'altra cosa, e ve lo dice uno appunto che io stavo allo stadio quando c'avevo 5-6 anni, quindi mi ricordo tutto e mi ricordo la Serie A fatta che ci salvavamo all'ultima giornata, fatta di veramente di momenti terribili. Posso dire che in un altro calcio è normale che un giocatore a 30 anni con l'ultima possibilità di contratto che c'è in una squadra dove col presidente non si è mai preso, perché non si è mai preso, perché è un presidente che si mette a sfottere pure un giocatore durante un'intervista che gli fa l'imitazione e tutto, insomma non si sono mai presi, parliamoci chiaro, è normale che sia andata a finire così, cioè il Napoli non gli avrebbe mai dato dei miliardi di soldi, in più manco gli dava quelli che alla fine sembrava ci fossero, va bene così, è giusto così, sarà sempre un tifoso del Napoli e basta. Fine, cioè questa abbiamo chiuso. Dici. No, c'è un messaggio romantico, sì. Ecco, mi hai il problema di noi tifosi napoletani è che stiamo aspettando il nuovo Maradona in ogni nuovo calciatore. Felice da Cimitile, ed è vero forse. Ho no? capito, ma sì, certo. Sono tante squadre che lo stanno aspettando, peccato che ci sono persone che nascono, cioè. Capito? Noi abbiamo avuto la fortuna di avercelo, giusto sì. Diego? Mm-hmm. Altro che... No, infatti è una speranza vana, chiunque. Qua parliamo veramente che degli altri giocatori, stiamo ancora parlando di Messi, parliamo ancora di Messi, di Ronaldo e si parla di Mbappé, cioè questi che pure sono giocatori fatto che scelte, ancora... Certo. A me il discorso di Insigne mi fa impazzire, perché io non posso pensare come alcuni tifosi possano essere così irreali nella visione di questo. No, cioè, la critica sull'uomo, ma anche sulla competenza calcistica, come dicevamo prima, no? La critica deve essere costruttiva, tu là non stai guardando nulla di oggettivo, questo io, è vero. Io non trovo nessuna critica che può essere costruttiva in quello che ha fatto Insigne, onestamente. Io te l'ho detto. Cioè... È il numero 10 della nazionale campione d'Europa. È stato il giocatore che l'anno scorso ha fatto più gol nel Napoli, è un titolare della nazionale, è un titolare del Napoli, fa gol da anni e anni, fa la differenza da anni e anni, e noi siamo qua a dire che quello se n'è andato. No, non l'hanno rinnovato, è diverso. Però diciamo anche un'altra cosa che diceva sempre Francesco. È diverso, non l'hanno rinnovato. Perché però il tifoso non ha posto l'attenzione su questa assenza di rinnovo? Quante volte Francesco Montervino ce l'ha detto pure in studio, no? Attenzione che poi il Napoli ci punta su questa cosa che deve arrivare il rinnovo e poi il rinnovo non arriva e nessun tifoso si spende. Perché si spendono tutti per Mertens e per Insigne no? Ecco, io adesso faccio un po' le veci di Francesco nel dire questa cosa, perché anche noi in studio ce lo chiedevamo, però poi dicevamo rinnova tutti e due, perché ci faceva piacere tutti e due. Non è quello che purtroppo dice il tifoso, è quello che pensa l'allenatore insieme alla società. La realtà però poi è quella. Se la piazza si fosse mossa diversamente, pensi che la società non avrebbe... No, però iniziamo a dire la verità, non diciamo che Insigne è andato via. Insigne non è stato rinnovato, che è diverso. Strano, ho detto che almeno il 30... Allora, io dico che è stato un professionista che ha visto... Arriva Arturo. È andato. Ma posso dire una cosa, il 30% ribadisco che per me la società insieme all'allenatore non l'hanno reso indispensabile, punto. Per me la percentuale. Calcio d'angolo per il Napoli, Arturo. No ragazzi, è vero, però dobbiamo renderci conto di tutto quello che accade in Europa. Il Bayern Monaco ha detto a Lewandowski, scadenza 2023, vuoi rinnovare, va bene, ma rinnovi a ribasso, altrimenti ti mettiamo sul mercato. Dobbiamo dire anche questo, ragazzi. Dybala uguale, la Juve ha fatto un'offerta, adesso sa la Juve che quell'offerta è troppo alta, non la può onorare, e la Juve ha detto parliamone, si è presa del tempo, ragazzi. Io non capisco perché per Insigne poi questo discorso non debba valere. Sì, però Arturo ti dicevo una cosa diversa, Diego, posso chiederti una cosa? È perché Diego diceva attenzione, Diego però diceva
3,5 più 1,5 di bonus fanno 5, ragazzi. Poi è chiaro che se il confronto sono i 14 di Toronto, Lorenzo fa bene ad andare. Ma sono quelli. Se per lui la prende il denaro. Anche. Ma siamo sicuri che era 3,5 più 1,5 di bonus? E infatti, perché Diego sta dicendo infatti questo diversa. Non è vero. Cosa? Che il Napoli ha fatto 3,5 più 1,5 non è vero. Si arrivava, no, 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 no. Ci arrivava o la allora, no, però dobbiamo essere, dobbiamo essere, dobbiamo ma che sarà mai 1,5 milioni di euro? No, dobbiamo essere, dobbiamo fare tutti noi informazione seria. Ci arrivava o l'ha fatta? Sono due cose diverse. No, no, c'è stato un momento in cui il Napoli l'ha messa quella cifra, poi ha cambiato. Io con i miei occhi ho visto altro. No, se tu hai visto altro, noi da quello che ci risulta a ottobre qualcosa si stava muovendo per chiuderla questa trattativa. Pisacane è andato a incontrare De Laurentiis, ricorderai, all'Alberto al Britannique. Tra l'altro proprio io l'ho beccato quando uscì Pisacane, e in quel momento Pisacane non era pessimista, certo. Poi qualcosa si è rotto perché il Napoli secondo me un po' si è tirato indietro, ecco, ha fatto quello che ha fatto Dybala con la Juve, e poi dall'altra parte secondo me è arrivato a Toronto con quell'offerta che era impareggiabile. Certo. No, però che siamo al 90esimo, vediamo quanto recupero ci sarà. Però che sia ben chiaro, il Napoli ha fatto una cosa lecita. Non l'ha dato, vedi? Cioè, nel senso, il Napoli era... Scusami, se è finita la partita, non ha dato saggiamente, non ha dato nessun recupero, anche perché insomma siamo sul 4-1 in 10 uomini, quindi vittoria del Napoli, 4-1 contro la Salernitana, mettiamo... 3 punti, io metto i miei 5 euro per la vittoria, metti bene. Turco vuole eccoli non qua. Scendono, eh? Ale, a posto. Anche gli animatori oltre al mago, dai, ci sei. Sentiamo un attimo, sì, un c'è WhatsApp. Una domanda per Yolanda da Mario da Nocera. Scusate, Yolanda, ma vedo uno Simen arrabbiato, volevo capire perché, dopo magari ce lo spiegheranno. Vai. Yolanda è esperta del calciomercato, è vero che il Napoli è sulle tracce di Nandez del Cagliari e Oliveira del Getafe? Allora, per Nandez ha smentito lo stesso il Cagliari, quindi credo che non se ne faccia niente. Per Oliveira ne abbiamo parlato anche prima e c'è la possibilità che arrivi anticipatamente, però ad oggi non si muove nulla. Arturo prima giustamente diceva bisogna aspettare fine mercato per capire se può dare i finali dagli altri campi. Dai, finali dagli altri Spezia campi. Sempre più in zona Champions, 1-0. Una serie risicata, il Sassuolo invece mi va a pareggiare a Torino. Ah, il Sassuolo 1-1, tu di Raspadori. Io vedo malissimo la Samp, se continua così, mamma mia, veramente è terribile. Allora, ricapitoliamo, Napoli 4, Salernitana 1, abbiamo il primo gol che finalmente gliel'hanno ridata, insomma, a Juan Jesus, poi Dries Mertens sul rigore, poi il terzo gol di Rachmani e il quarto di Insigne, 4-1, e noi ci vediamo tra un poco per parlare di questa vittoria del Napoli che vale 3 punti pesantissimi, a tra poco, più pesanti di Energia Azzurra, più pesanti su quintalate di punti. Mamma mia.